Amici di Formula Italian Team, buonasera a tutti. Siamo al settimo appuntamento della Master League. Questa sera eccezionalmente ci sarò io in telecronaca, Fitandre, per commentare questa appunto settima gara della Master League in Francia. E insieme a me mi darà un aiuto nel commento della gara un cavallo di ritorno anche, diciamo, in telecronaca, Alberto Ferretti, alias Alesi. Ciao Alberto. Ciao Andrea, buonasera a tutti. E in direzione gara invece ci sarà il solito Mark 17. Ciao Marco. Buonasera a tutti. Quindi questa sera abbiamo una formazione inedita, cercheremo chiaramente di limitare i danni, si suol dire in questi casi, faremo tutto quello che diciamo è possibile per limitare i danni, sostituire chiaramente Matteo Pitaccio, Long, Raffaele, i titolari diciamo così della telecronaca, della Master League. Allora, settimo appuntamento in Francia. Anzitutto, caro Alberto, faccio un breve, diciamo, una breve intro prima di andare in pista, perché come potete vedere già dalla visuale, diciamo, del gioco, abbiamo 17 piloti in pista. Questa sera ci sarà infatti come compagno di squadra di una Pulitan Patrick Speri, e in più abbiamo le wildcard della Master dopo la modifica regolamentare con la presenza di due piloti della Sport, ossia Daniele Play, che tra l'altro ha vinto proprio qui in Francia la gara della Sport League, e SDEM, e per quanto riguarda invece la Pro abbiamo David, che ha esordito in Open e poi successivamente in Pro, quindi una griglia abbastanza diciamo piena, con chiaramente i piloti Matthew, Re, J-Sport, che lotteranno per le primissime posizioni per quanto riguarda questa gara ed il campionato. Allora Alberto, sei reduce dalla gara della Pro, ne parlavamo anche prima, diciamo, della live, una gara, diciamo, interessante, tra l'altro con diciamo, un tipo di gara, magari il metodo possiamo già accennare, sarà una gara probabilmente sull'asciutto, tanti piloti al via. Cosa prevedi per questo appuntamento della Master? Buonasera a tutti, e volevo salutare anche Mark dalla postazione Macete, postazione Tagli, do cui sarà molto attento in qualifica, soprattutto in gara. Confermo, confermo. È Buonasera una di nuovo. pista dove bisogna stare molto attenti appunto sul discorso Tagli, perché le penalità possono molto condizionare. Una pista dove è difficile fare molta differenza, una pista molto ritmata, curve veloci, ma con molto ritmo difficile fare grossa selezione. Prevedo che sarà una gara interessante, prevedo che sarà una gara di molti trenini, prevedo che si deciderà tutta nel finale. Le strategie qui sono Sì. abbastanza aperte come strategie, si equivalgono, dipende molto dal traffico e dall'assetto e dalla guida dei piloti, come riusciranno a gestire la gomma, a non surriscaldarla, perché è facile surriscaldarla, specie col pieno, e col surriscaldamento ti aumenta il degrado e potresti essere condizionato dalla strategia. Sono previsti due pit stop. Non so se qualcuno azzarderà a fare una media hard o un hard media, io Sì. per esperienza la sconsiglierei. Penso che il pilota che vincerà dovrà andare su una soft, media soft, però vediamo. Il meteo è asciutto, ci sono tante variabili, safety car, ci sono molti piloti stasera, 17 piloti, quindi c'è anche la variabile traffico, che qui è molto Eh sì, importante, infatti. perché sembra una pista in cui i sorpassi sono semplici per via del rettilineo lungo del Mistral, che si è spezzato da una S, e dal rettilineo del traguardo, ma in realtà non è così, perché non ci sono staccate forti, le due staccate più forti le fa in quarta marcia, quindi spazi di frenata molto brevi, difficili da attaccare senza prendere rischi, e quest'anno le macchine sono molto delicate, quindi potrebbe essere molto difficile rimontare. Sì. Secondo me sarà una gara interessante. Finora 4 sono stati 3 i piloti che praticamente stanno salendo sul podio su sta Master. Sì, Matthew, Matthew. il capoclassifica con 119 punti, Re 98, G-Sport 88. Loro di solito monopolizzano il podio. Su sta gara però mi aspetto qualche sorpresa.
Sì, anche io mi aspetto qualche sorpresa. Tra l'altro siamo a 6 minuti e mezzo e in questo momento c'è Raffo che è in pole position. Intanto vado sul metrano perché c'ha un settore viola, il secondo settore viola, quindi andiamo su Mattia Metrano che si porta infatti in terza posizione con Fiorino in seconda. Sì, dicevi infatti che per quanto riguarda la classifica là davanti, Matthew intanto fa segnare un record nel secondo settore. Parlavamo proprio del primo pilota della classifica, andiamo quindi su Matthew, scusate, e dicevamo sì, 5 minuti, ancora una classifica un po' strana per così dire, non me ne vogliono Raffo e Fiorino con Metrano in terza posizione, Jay Sport in quarta, Matthew sta arrivando sul traguardo, vediamo in che posizione si va a portare, ci aspettiamo chiaramente anche l'acuto di Re, e si porta in prima posizione con 28 e 5, quindi con 28. Se non vedo, no, 28 e 9, scusatemi. Quindi in prima posizione, e ci aspettiamo a questo punto anche la risposta di Re che si trova soltanto in decima posizione. Chiaramente partire così indietro va bene i sorpassi, però potrebbe essere un problema. Infatti, eccolo là, terza posizione per Re con Raffo che rimane in seconda posizione. Andiamo a vedere anche un attimo la posizione dei piloti delle wild card con Sdemek in undicesima posizione, Daniele Play in questo momento. Lo vediamo invece in settima posizione e poi infine abbiamo David che è in tredicesima posizione. Ricordo anche che una pulita deve scontare una penalità, quindi non parteciperà a questa qualifica. 4 È minuti. interessante una Sì. cosa, Andrea. Su Sì. tre gare disputate qua, hanno vinto due volte il pilota che è partito terzo e una Ah. volta che il pilota è partito tredicesimo. Quindi non è una Non la pista pista, pole sì. dipendente, quindi No, no. questo qua aiuta. E poi molti piloti stanno attendendo perché, visto che il meteo sarà previsto asciutto, stanno risparmiando gomme perché, essendo, come abbiamo detto prima, tanti piloti gomme nuove fanno comodo, specie per chi non ha il potenziale di partire nelle prime due file. E quindi si deciderà tutto adesso, gli ultimi 3 minuti si scateneranno tutti i piloti e vedremo molti settori verdi e fucsia. Il tempo comunque di Matteo è buono, 28 e 9 è un buon tempo, possono ancora limare qualcosa secondo me, i distacchi sono molto ravvicinati, quindi staremo a vedere questi ultimi 3 minuti, che saranno molto tesi, secondo me. Sì, tra l'altro con Di Legge che sta cercando di migliorare la sua posizione, si trova soltanto in quindicesima piazza con i due settori verdi, i due personali settori. Tra l'altro vedo anche Raffo che si sta migliorando, se non vedo male. Quindi andiamo su Di Raffo. Legge, che è l'unico No. pilota in pista ad aver vinto qua, vinse Ehi. con il 2019 e va alla ricerca del primo podio stagionale. Vediamo se questa è la volta buona. È la volta buona, sì, è la volta buona, 3 minuti, vediamo se anche quanti piloti ci sono in pista, ancora stanno aspettando proprio l'ultimo minuto, eh. Sì, Veramente ci sarà da la seguire. gestione gomme è fondamentale qua, saranno tutti i settori, gli ultimi 2 minuti Sì. scegliamo due piloti, scegliamo due perché sarà un casino. Sì, sarà impossibile Aspetto seguirli. molto da Mattia sta gara, Metrano, finora deludente la sua Master, ma un pilota che ha 100 gare all'attivo, molto veloce, dovrebbe iniziare a concretizzare qualcosa a partire da stasera, credo. Vediamo, e sono molto curioso di vedere il nuovo pilota, la wild card David, che viene dalla Pro, sì. David. Perché in Open ha mostrato cose molto interessanti e quindi è un nome da tenere presente, non so se per il podio, ma per una top 5 da tenere L'hai presente visto in pro, tra sicuramente. l'altro, da vicino, eravate, diciamo, vicino Sì, ha martedì. avuto una gara un po' sfortunata, ha avuto un danno all'inizio, quindi non si è ben capito, dopo la parte finale è stata tutta con gomma nuova, vettura scarica, fa poco testo. Qui la Sì. differenza tra un pilota veloce e un pilota master è gestire il pieno, gestire il trasferimento del peso sulla vettura a pieno carico, e lì è molto più difficile che essere veloce. Quindi lo voglio vedere senza danni a pieno carico, vediamo. 1 minuto e 50 alla fine delle qualifiche, ecco, Tutti in tutti in pista. pista, tutti in pista, si Fortunatamente, stanno sì. spaziando, speriamo che non ci siano problemi di traffico, però vedo che sono tutti distaccati bene, Tutti in pista, quindi in teoria Matthew. non dovrebbe esserci. Vediamo che è il primo pilota, Dov'è? magari seguiamo, andiamo sui primissimi, non se Sì, ne direi vogliono. su.
Andiamo per classifica. Andiamo su Matthew, vediamo se dopo Matthew che nel vengono giro sorprese. si sta riscaldando le gomme. Vediamo anche Raffo che tra l'altro intanto J-Sport si porta in prima posizione 28 e 8, quindi J-Sport si porta in prima posizione con i suoi migliori intertempi chiaramente. Andiamo a vedere a questo punto la risposta sia di Matthew che dei terrei d'occhio anche onestamente. Dileggio intanto si è portato in settima posizione, quindi settima posizione per Dileggio. Vedo anche un giro annullato se non vedo male di Flemin. Si stanno ancora Di lanciando. legge a 3 decimi e settimo, distacchi molto contenuti. Distacchi molto contenuti. Tra l'altro, vedo che Speri ancora senza tempo. Tu lo conosci bene, presumo che a questo punto farà una gara di passo, magari aspettando, diciamo, l'evolversi della situazione. Ah, quest'anno ha dei problemi di velocità in qualifica, però ha un buon passo gara, sicuramente cercherà una strategia alternativa per venire fuori la distanza, eventualmente sfruttare qualche safety car. Patrick è un pilota molto costante, bisogna al traguardo sicuramente arriverà in una posizione discreta, la qualifica non è mai stato il suo punto forte e non ci punta. Vediamo adesso, Parte Matthew. vediamo. Parte Matthew e vediamo un po' che cosa combina il pilota della Alfa Romeo. Tanto mi suggerisco di mantenere un po' il tono un po' più alto, magari se così va un po' meglio. Primo settore per Matthew, vediamo un attimo i tempi di Matthew. Intanto Re fa il miglior tempo nel secondo settore anche dopo non essersi migliorato nel primo, quindi occhio a Re perché sono velocissimi. 21,9 nel primo settore per Re, 27,2 nel secondo settore, è vicinissimo. Re è veramente molto molto vicino. Vediamo Fiorino Fiorino secondo. secondo, Raffo è a Metrano in quarta posizione, ma Re va a prendersi la pole position 1,28. E 6. 614, un bel distacco dato al Sì, secondo, eh. e a questo punto andiamo a vedere Matthew. Matthew, che anche lui record nel secondo settore. Un gran tempo quello di Re, Alberto. Davvero, è il tempo che mi aspettavo per la pole, eh? Però ha fatto un bel solco perché 2 decimi a J-Sport e Fiorino C'ha la su scia, questa pista è un Matthew? bel distacco. O sbaglio? No, vedo un Matthew Alfa no, davanti no. a lui. No, 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 l'ultima No. curva. Vacco, Non ha Scoda. trazionato Non ha benissimo. trazionato benissimo, vediamo come conclude. Mi sembra che E non è non migliore. migliora. Non migliora il suo tempo. Non migliora il suo tempo, rimane sul 28,9, quindi partirà in quarta posizione se non ci saranno altri cambiamenti. Mi sembra che tutti i piloti praticamente hanno finito, diciamo, la qualifica. I box li vedo un po' tutti, quindi sorprendente, ma fino a un certo punto C'è Emma sì. Felix, vediamo. Andiamo su. L'ultimo giro è il suo e poi abbiamo Ma finito. Felix No, ha rallentato la fine. ha rallentato Niente. 29,8, quindi abbiamo praticamente quasi un secondo e due tra il primo e il tredicesimo. Poi Fleming, David, una Pulitan e Patrick Speri senza tempo. Strana anche la scelta da parte di David Fleming, oltre chiaramente a Speri e una Pulitan. Chiaramente vedremo la loro strategia. Quindi Re in pole position, un po' me l'aspettavo. Tu non so se ti aspettavi magari Matthew a questo punto. No, Uno dei uno dei due. magnifici tre di questo Sì. campionato mi aspettavo. Forse il J-Sport un pelino dietro, invece ci troviamo Jacopo in seconda posizione. Una sorpresa, ma non tanto, di Fiorino in terza e un'ottima prestazione anche di Ametrano qui, primo a aprire la terza fila col quinto tempo. Distacchi molto vicini, sarà una gara interessante. Sarà una gara interessante. Ecco la classifica: Re, J-Sport, Fiorino, Matthew, Ametrano, Raffo, Dead, Dileggio, Sdemmel, primo diciamo del wildcard con Daniele Play, comunque decima, 8 decimi, caro Alberto. Poi Top Inkestrel, undicesima, Ema Felix, poi Zeta Pro Mauro, Flaminio e via via gli altri con David, una Pulitan e Patrick Speri. Quindi i Quindi piloti, tutto sommato, sono comportati bene, Sdem, Daniele Play, che hanno deciso di fare la qualifica perché sono a 7 decimi, però il problema è che Master in 7 decimi ce ne sono davanti a lui altri 8, ce ne so. no, bravi a mettersi in gioco a fare la qualifica, una quinta fila, una posizione buona per ottenere dei punti. Certo, soffriranno adesso con questa gomma Ora morbida usata di 3 giri.
sono Anche stati perché bravi a mettersi in gioco. un 100% con i piloti dietro, che tra l'altro non sono, cioè, sono piloti che andranno sicuramente abbastanza, viaggeranno abbastanza, ecco, quindi sicuramente sarà una gara molto molto combattuta anche per loro, ma divertente. All'inizio prevedo dall'undicesimo in poi tutte mescole medie, tutte gomme Sì. gialle, quindi non ci avranno problemi all'inizio. Verso il settimo, ottavo giro potrebbero iniziare a soffrire un po'. Però vediamo, perché qui curva 1 è molto pericolosa, perché un'ampia carreggiata con un bel restringimento verso la prima frenata, con una frenata abbastanza breve, e un richiamo successivo verso curva 3, 4, 5 molto critico, quindi bisogna stare molto attenti lì. Mi ricordo un po' Stati Uniti, per certi versi, il T1 della Francia, questa sorta di discesina con queste curve, diciamo, destra e sinistra, anche se negli Stati Uniti magari è più evidente la cosa. Forse qua un po' più lenta, però come Sì. larghezza della carreggiata e soprattutto come spazi, come raggio di curva, invita a stare affiancati. Qui è possibile recuperare molte posizioni al via, se uno azzecca bene la partenza. Sì. Io martedì ne ho recuperate 6, quindi vediamo come girano. Queste sono le strategie previste. Soft media che io scarterei, una soft media soft è la più consigliata, la seconda più veloce è una soft media media, una media hard la sconsiglio. Vediamo il giro di ricognizione con questa prima Sì. Sì. variante che è molto critica per i tagli, soprattutto in ingresso, e in uscita invece bisogna stare molto attenti ad aprire gas, perché specialmente col pieno a perderla è un attimo, sia allargarsi che perdere in terza coda. Curva 3, 4, 5, un toboga questo qui che è soprattutto il primo giro molto critico, perché è una velocità molto bassa e è facile stare affiancati a un'altra macchina, quindi bisogna stare molto attenti. La trazione verso la prima parte del Mistral sembra una curva che si fa in pieno facile, però non si può fare a aperto e questo penalizza un po' in fase di sorpasso verso questa variante che spezza il rettilineo del Mistral. Qui c'è un avvallamento molto bastardo. Bisogna stare attenti a non allargarsi troppo per danneggiare il fondo della macchina. Il richiamo qui, con cordoli molto alti, invitano a tagliare, ma non si può esagerare perché può danneggiare la monoposto sotto e farti perdere punti di carico, specie col pieno. Se qualcuno ha già dato assetti troppo bassi, deve stare attento su questo richiamo. Poi la mitica Signe, che è divertente col bagnato perché non riesci a farla in pieno, curva molto da pelo con l'asciutto invece molto easy. Poi questo curvone molto bello che io non riesco mai a interpretare in maniera consecutivamente sì. corretta, perché ha due punti di corda, pochi riferimenti, molto di complicato. E adesso andiamo verso le ultime due curve di questo tracciato. Un tracciato che non odio particolarmente. Però non mi piace, è un tracciato un po' Sì. strano, un disegno tipico francese con queste curve abbastanza lunghe, ricorda Magny-Cours, ricorda Le Mans. Un po' Turchia, qualcosa di Turchia. La parte brutta della Turchia, Sì. però scorre via bene, devo dire, che è piacevole da guidare. Vediamo per la gara, eccole, Ci si stanno siamo. schierando. Intanto salutiamo anche chi ci segue dalla chat, Paolo, chiaramente, Marco Canu, abbiamo visto anche Van Seppel. Vi chiediamo anche, magari, dateci un pronostico per quanto riguarda questo appuntamento della Francia. Ci siamo quasi, ormai 17 Allora, il macchine. taccuino Il del taccuino è dottor Buconi caldo. è pronto, è caldo il taccuino, siamo pronti? Si Ci siamo accendono quasi. le A luci. te l'onore, Alberto. Via, 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 parte questa quarta edizione del Gran Premio di Francia della Master League. Ottima la partenza, direi, seguito da Jacopo. Gruppo centrale si apre a ventaglio, vediamo se scorre tutto, fila tutto via liscio. Sì, sembra di sì, c'è stato dietro una Williams che è andata larga, non riesco a vedere la monoposto, però le prime posizioni fila tutto in maniera corretta. Sto controllando anche la parte centrale con Daniele Sì. Play che non è partito benissimo. Attaccato anche, attenzione, da un Ema Felix molto aggressivo. Eh sì, c'è C'è un po' di stato bagarre. un contatto, scusate, tra Metrano Eh e sì, Annesi Fiorino, Metrano col danno. danno all'ala anteriore. Aiaia, per
Male, malissimo Mattia. Oh, attenzione, E c'è intanto un tre vetture sono appaiate in rettilineo. Napo, partenza molto aggressiva della McLaren. Salta 2, chiude la traiettoria Ema Felix. E c'è l'incrocio verso la curva del Mistral. Problemi di trazione per una Pulita, ma andiamo un attimo davanti. Le posizioni sono rimaste abbastanza congelate. Sì, con Non lei davanti riesco. a Jacopo, sì. Andrò a vedere tra poco il danno di Mattia Metrano, che vediamo che sta perdendo terreno. Eh sì, dovrà fermarsi sicuramente ai box. Intanto ha perso un po' di posizione Daniele, che è addirittura in tredicesima posizione, quindi E anche qua. Fiorino è partito malissimo col contatto da Metrano, però non ha Sì, riportato danni. ottavo addirittura Fiorino. Là davanti intanto J-Sport e Matthew e Ray, quindi i primi tre del campionato in ordine però diciamo diverso, opposto, sono in prima, seconda e terza posizione. Mattia ha un danno Verdino, purtroppo lo condizionerà molto. Vediamo come va. Gruppo abbastanza compatto. Raffo Ilex partito molto bene negli scarichi di Matthew. Con la Metrano che cerca di stare agganciato Eh a sì. questo gruppetto. Molto importante per lui rimanere sotto il secondo, ma sarà dura. Questa è una fase importantissima perché attenzione, attenzione, vedo Metrano che è Veda indietrissimo. Metrano indietro, non so se è un No, problema. è un problema, è un problema. Non è un problema di Metrano. Non è un problema No, perché perché a Metrano c'è. io in realtà Metrano lo Ci vedo sono praticamente. dei problemi di connessione con Ok, Mattia, con purtroppo. Mattia, infatti, perché non lo ok, vede, ok. Allora, appare e scompare. intanto Raffo è in quarta posizione e si è creato un bel gap con Dedde che ha 1,7 secondi dal quartetto. Come dicevi tu, Alberto, è importante magari non perdere la scia praticamente, il trenino. Qui il gruppo già si è spaccato, quindi sarà Sì. molto difficile rientrare per quelli che stanno al quarto posto in super, colpa di questo problema di connessione di Mattia. Non sappiamo se lagga o è stato il danno, ha creato questo buco, quindi questi quattro vanno via. Molto bene Raffo Itex, che lo vediamo che non è al gancio, sta Sì. Intanto guidando in maniera sciolta, quindi è un candidato per il podio. Fleming ha passato David, o meglio c'è un duello che non abbiamo visto per la 14ª e 15ª posizione. J-Sport spinge e vediamo un po' se riesce Dede a colmare il gap. Un secondo e tre, un secondo e tre, bisogna vederla davanti se magari anziché spingere rimarranno così in queste posizioni con un trenino che magari permette anche dietro di avvicinarsi. Guarda, prima parte di gara non, è fondamentale solo non fare errori e non prendere tagli, perché non si decide sicuramente qua, quindi secondo me sono in gestione, anche perché spingere troppo significa surriscaldare la rossa e quindi essere costretti a anticipare troppo il pit stop, quindi secondo me adesso non stanno spingendo tantissimo, infatti Dedde, come vedi anche a Medrano di legge, adesso non stanno perdendo dopo quel momento di sbandamento che non sappiamo se è stato un problema di connessione, lag che aveva. O il danno di Mattia che aveva fatto rallentare il gruppo. Adesso vediamo che i tempi stanno, i settori sono in linea. Migliore partenza di tutti è stato, come prevedevo, una Pulita che ha guadagnato 4 posizioni. Invece Sì. la peggior partenza Fiorino, eventualmente questa è da rivedere, che non sono riuscito ad avere il contatto. Il primo delle gomma gialle è l'ottimo Topping Kestrel. Speriamo che la sua vettura non abbia problemi, di solito al fondo, che troppo la sua macchina tende a danneggiare un po' troppo. Sì, il fondo. E quel particolare aerodinamico lo ha condizionato molto in questo inizio di stagione. Sì. Però è un pilota molto veloce che se non avrà problemi di affidabilità sarà da tenere in considerazione quelle posizioni che contano. Daniele Blei Intanto, intanto continua a scivolare eh sì. indietro, è in duello con Zeta Pro Mauro, attenzione, però aveva risposto Daniele, è in duello con Zeta Pro Mauro, è scivolato molto indietro in tredicesima posizione. Mi sembra che dietro anche siano molto in gestione, li vedo, probabilmente pensano che non sono tutti con le medie, a parte Daniele Play, pensano che comunque magari la gara è molto lunga, gestire Guarda, ora le gomme. secondo me qui più che in gestione adesso i gialli stanno spingendo, il problema è che non ci sono distacchi sopra il secondo, a A parte parte, sì. adesso Dedde e Di Legge che si è staccato, ma c'è sempre quel fantasma di Mattia, quindi dovremo sapere che cosa succede lì, perché Di Legge Ora ha perso molto tempo, adesso lo sta sta passando il passando, fantasma di sì. Mattia, vediamo che si era creato pure questo buco qua, quindi vediamo un attimo di capire la situazione.
E dietro tra poco inizieranno i fuochi d'artificio. Quarto giro tra 3-4 giri, quando correranno le rosse, vedremo il reale passo di Topping, di Ama Sì, Felix e anche dello esatto. stesso Napo. Sì, infatti. Il mio teammate invece in Pro League, Patrick, è accodato a David, Ma sta anche è lui. agganciato al treno, è agganciato al Esatto, treno, è in quindi in attesa di ottimo. evolversi, secondo me, degli eventi. È pronto a sfruttare, naturalmente, Certo, anche è Patrick. vero che non sarà facile per lui perché comunque il livello chiaramente è un po' più alto, poi 16 piloti davanti, anche in Prodi, è vero, alcune volte si è trovato 16 piloti davanti in Comunque, laboratorio. sono parecchio in gestione. I tempi sono in gestione. 34,6, 34,4, adesso vediamo, 34,7. Sono in gestione, quindi non stanno tirando. Non riescono a scappare i piloti color rossa. Vediamo anche che c'è parecchio sole, quindi la temperatura alta dell'asfalto sta alzando le temperature dei pneumatici, secondo me. Chi è partito con una pressione troppo alta sta un po' in difficoltà. Per assurdo vedo che forse sta più impiccato Re che gli altri, Esatto, l'ho visto perché fare delle traiettorie un po' larghe. Jacopo sta molto stretto, riesce a guadagnare molto terreno col DRS che non aiuta tantissimo nei sorpassi, ma ti fa guadagnare 3-4 decimi al giro, te li fa guadagnare bene. Vediamo che Jacopo in gestione lo sta tirando. Non so se sta risparmiando pure benzina, se è partito un po' più leggero, perché partire un po' più leggero qui ti aiutava, specie all'inizio. E infatti Dead sta lì, aggancio. Gli mancano Sta 6 decimi cercando. per rientrare nella zona di RS, e Raffo Ilex invece lo vedo molto vicino, forse anche troppo a Matthew, quindi non vorrei che ne abbia addirittura di più, che sempre costantemente attorno Molto ai 3 vicino, è decimi vero. Sì, è molto vicino. e non lo molla. Di Di lei che Legge sta sta cercando. accorciando su Dead, sì, sta accorciando bene su Dead e ha ripreso il ritmo anche Fiorino. Attenzione che Sdem è molto vicino a lui, quindi potrebbe provare qualche attacco a breve. Sì, Sdem che è Sdem il primo ricordiamo con le pilota. soft, l'ultimo delle Primo soft pilota delle oltre wild card. Daniele. Sì. Tanto Mattia è box, non so se è rientrato in pista, nel senso come connessione, perché non lo dà ai box. Ogni modo comunque là davanti ancora la situazione è, diciamo, come prima con Dead che a questo punto deve stare attento perché di legge è in piena zona DRS, quindi. La situazione calda da seguire adesso è Fiorino Sdem, lo Sdem che si prepara ad attaccarlo a Fiorino, è una leggera sbandata, il solettino che mette sul Mistral, 5 decimi è un po' troppo lontano, però la situazione calda è questa qui, e anche Topping che si sta avvicinando, ha fatto il buco su Emma Felix e sta trovando un buon passo con questa gomma media. Sì, Topping sei in buona posizione, il primo con la strategia diciamo diversa e tra poco ci aspettiamo il calo, Alberto. Sì, Di Leggio intanto è rientrato su Dead, È quindi incollato. Luigi ha un buon passo, ha chiuso il gap molto bene e ha accorciato anche il distacco dei primi Di Leggio, quindi attenzione da seguire anche la gara di Luigi, pilota molto esperto, pilota che ha già vinto qui, pilota da tenere in Sì. considerazione. Sì, anche perché Dead sta Sinistra per. pit stop qui da. Tra qualche giro, 6 giri, qualcuno potrebbe iniziare a pensarci. Dimmi, Andrea. No, diciamo che tra l'altro Dead mi sembra che stia perdendo decimo su decimo ogni giro, ora quasi 2 secondi, anzi 2 secondi e uno. Ha perso ritmo in quest'ultimo giro, si è avvicinato molto Luigi, non vorrei un surriscaldamento della gomma, ha perso ritmo, Di Leggio è pronto ad attaccarlo sul rettilineo del Mistral. È C'è anche molto pronto. Raffo, mamma mia Pronto quanto è anche Sdem, vicino. Raffo secondo me è ancora in gestione perché Matthew c'è il DRS quindi non riesce ad attaccarlo. Da seguire la situazione Fiorino, Sdem e Di Legge Sì. contro Dedde. Vediamo se riescono alla fine del rettilineo a passare, anche se mezzo secondo non è. Purtroppo c'è quella curva in appoggio che è molto cattiva, perché se sei scia perdi carico, se perdi carico la gomma scalda e non riesci a uscire benissimo sulla curva successiva, mentre Mattia Ah, Iase per peccato. lui si ritira. Problemi, non credo, problemi di connessione, c'era qualcosa che non andava dall'inizio. Magari Sì, Mark. confermo i problemi di connessione purtroppo. Ok. Peccato perché è una gara in cui poteva fare molto bene. Top 5 secondo me è un obiettivo
possibile. Peccato, peccato per Mattia. Stanno venendo fuori i problemi di sorpasso che purtroppo avevo pronunciato. Vedo piloti molto carichi, non vedo piloti con differenti carichi aerodinamici, quindi il sorpasso è un po' difficile. Resta provando ad allungare. Fiorino anticipa molto. Fiorino va in box. Fiorino anticipa molto, quindi andrà a montare subito una gialla. Vuole togliersi dal traffico. Danni non dal traffico, non vedevamo. Non è quindi potrebbe presto. Andare su una doppia gialla. Per una doppia gialla non è presto. Vediamo. Media, certo, media, in un'eventuale sì. situazione di safety car sarebbe messo un po' male, però vediamo. Si è voluto dovrebbe togliere dal traffico. Ultimo, praticamente. Sì, sì. Ultimo. Ma Felix credo che ho commesso un errore perché è scivolato in quindicesima posizione. Me lo sono perso. Era in scia al buon Topping Kessler. Sì, sì, dietro Spelli, 2 secondi e mezzo. Vediamo là davanti con Matthew che è incollato. È infatti di Legge. Passa e anche di Legge all'attacco di Dede, ma non riesce. Matthew ha passato e ora. Ora c'è davanti lei, sarà molto interessante vedere cosa faranno. Raffo intanto è l'incollato. Ah, è una pulita. Attenzione, Napo fuori. È safety car. Come dicevamo, l'uscita dalla chicane è andata a impattare sulle barriere a sinistra. Una gara noiosa che all'improvviso si è accesa con tre duelli contemporanei, quindi non riusciamo a seguire tutti e tre perché c'era Re Matthew, di Legge che ha passato Dead, c'era Sdem molto vicino, vanno in box con Topping, per loro è perfetto questo tempistica. Attenzione, la penalità marchigiana l'ho presa io martedì e Jacopo mi segue a ruota, i 5 secondi in ingresso box sotto safety car, siamo veramente dei polli. Questo purtroppo è una brutta notizia per Jacopo. Attenzione che i piloti con la gialla non si fermano. Allora, no, e invece solo Mauro, attenzione, rimane, solo Mauro. Gli altri montano un'altra gialla. Vediamo la scelta di Z Pro. Tra l'altro, Fiorino, tutto sommato, alla fine non ha perso nulla da questa safety car. No, perché praticamente con il Delta Time non ha perso né guadagnato, era settimo. Ah no, sì. Attenzione, perché hanno perso i compagni di squadra, perché Di Legge è scivolato all'ottavo posto, hanno perso i compagni di squadra. Sì. E Dede addirittura è scivolato undicesimo. Perché ha dovuto aspettare Raffo Idex, quindi. E David si è portato in decima, Sì, ha approfittato purtroppo dei pit stop dei piloti con lo stesso team. Il secondo pilota purtroppo deve aspettare che i meccanici si preparano e quindi sono scivolati indietro. Curiosa la scelta di Z Pro Mauro. Qui una gomma usata di 9 giri paga molto Dazio. Paga quei 6-7 decimi abbondanti, quindi non so. La sua scelta è una strategia, sì, tra l'altro penso che lo passeranno, non dico abbastanza facilmente, ma comunque avrà difficoltà. Dipende dal carico aerodinamico che ha scelto Z Pro Mauro. Adesso non abbiamo visto le sue velocità di punta, però dipende, perché davanti l'ho visti molto carichi, quindi se avesse scelto ali scariche potrebbe dar fastidio. Detto questo, la gara, visto la tempistica di questo pit stop, va sulle due soste con rossa media obbligata per praticamente tutti tranne Z Pro Mauro. Sì. Quindi se non entra un'altra safety car le strategie vengono bloccate. La safety car continua intanto un altro giro. Grosso peccato per J-Sport. Dopo questa corsia box è curiosa perché è in discesa e quindi quando tu freni ai 60 km/h, che è il limite di velocità, se tu rilasci il freno la macchina, essendo in discesa, ti riprende velocità e quindi a prendere il DT è un attimo.
Un pilota esperto come È una Jacopo, brutta botta perché. questo errore molto grave, perché un pilota che lotta per il campionato come lui, molto grave questo errore. Quindi Fiorino con questa safety car si è rimesso a posto dalla partenza disastrosa. SDAM è perfettamente in linea perché ha riguadagnato settimo posto con gomma gialla, quindi la sua qualifica con la gomma soft alla fine non l'ha penalizzato. E più penalizzato di tutti qua sono di Legge e Dead, che hanno perso tantissime posizioni con questo pit Esatto. stop, e ne ha guadagnate il buon Sperry, perché non avendo compagni di squadra, perché una pulita ne si è schiantato, ha guadagnato 4 posizioni al pit stop. Sì. Quindi E quindi 4-4 si è portato in dodicesima posizione. In pieno stile Sperry. E in pieno stile spera, bisognerà vedere, perché dietro comunque c'ha piloti come Flaming e Dema Felix che comunque intanto la Verrà safety fuori car a distanza, safety car rientra in questo giro. quindi. Attenzione, le ultime due curve, perché se i piloti decidono di partire all'ultimo, lì si può creare un bel ingorgo, perché essendo una curva molto stretta è un attimo andare sopra quello davanti. Vediamo i piloti come si comporteranno di partenza. Adesso è fondamentale scaldare la gomma, anche se con questo sole scaldare la media non dovrebbe essere difficile. Dede ha rimontato un'altra gomma rossa, la partita con la Sì, è med, con la rossa, quindi partita questa è con curiosa, la. questa strategia di Sì. Dede. Adesso me ne sono accorto adesso. Mauro sta rallentando motore, sta scaldando le gomme. Mauro rallenta molto, vediamo se darà lo strappo. Qui è facile dare lo strappo solo all'ultima curva, perché partire prima non serve. Vediamo cosa decide di fare Mauro, infatti. Strappo l'ultima curva, ma Re l'ha letto benissimo, quindi è Sì. partito molto bene. Sì, perché in realtà io pensavo che strappasse quasi in entrata, in realtà lui ha aspettato proprio l'uscita dalla curva. No, essendo con un angolo così, qua è obbligato partire così, tanto non ti possono attaccare. Vorrei dire tutto regolare fino a questo momento, ma lo dirò più avanti. Sì, anche perché Ren mi sembra già in posizione d'attacco, quindi Sì, sono non è tutti molto partito bene vicini. Jacopo, che ancora forse paga a livello psicologico il drive-thru. L'importante secondo me adesso cercherà di passare anche per mettere un pilota tra sé e Matthew e ci prova. Ah, se riuscisse ad attaccarlo subito, cercherà subito di mettere un secondo fino al traguardo, guadagnare nel terzo settore, però vediamo, senza Molto DRS qua i veloce. sorpassi sono difficili. Zedda Pro ha una buona velocità di punta, quindi si riesce a difendere, quindi per un paio di giri con l'ES carico si riuscirà a difendere, dopo saranno Sarà volati un bimbi problema. per diabetici, come Sì, diceva sì. qualcuno. Allora, intanto Dead, non so se si è difeso da David o viceversa, perché me lo dà in nona posizione con le soft, con David invece decimo con le medie. Matthew intanto si fa vedere nei tubi di scarico di Re, C'è ora stato un della. errore di Topping Kessler, che ha perso 8 secondi, quindi è lui che è Ah, è scalato ultimo, indietro. ok. Danno molto grave all'ala, addirittura Ah, sì, senza. ala rotta totalmente per Topping. Ah, grosso peccato. Re si fa Grosso vedere. peccato. Quindi Adesso far vedere, vediamo gara da rifare Mauro. con Vediamo Topping. Mauro. Mauro di solito è un pilota molto coriaceo, quindi non dovrebbe rendergliela facile, e infatti allunga la staccata. Se ne riparlerà in zona DRS. Fiorino un secondo e due deve cercare di colmare ora il gap da Raffo per rimanere in zona DRS perché altrimenti dopo. Attenzione, 3 secondi per Ema Felix, primo pilota a andare in penalità per tagli. Vicinissimo, vicinissimo ora Re, veramente incollato. Ma deve stare attento Re, perché Matthew stretto è uscito molto bene anche, deve stare attento, ma Mauro ha trazionato Ma bene. Mauro traziona bene lì, sai? Cioè, è la Sì. seconda volta che lo vedo uscire a palla e Vediamo se passa Mauro prende il tutto. centropista. Ema Felix, attenzione, out. Out Tra l'altro Ema bandiere Felix, quindi i primi gialle. due giri Mauro si salva. Safety car, Di nuovo safety attenzione. car. Di Non so se magari legge niente, non riesce, Marco poverino. ha visto Marco l'incidente di Ema Felix o no? No, No. sinceramente no. Ok. Forse box? No, No, aspetta. dovrebbe essere nel curvone quello che porta sul rettino del Mistral, dovrebbe averla persa lì. Ah, sì. Forse Dovrebbe. sì. E siamo già, Dovrebbe. ragazzi, a tre, caro Alberto, tre ritiri, un po' anomalo in un circuito del genere.
Un po' anomale, a parte Mattia che ha avuto problemi non dipendenti dalla sua volontà. Un po' anomalo, però ci può stare perché purtroppo quella curva lì, attenzione, Tanto vedo una macchina box, ai sì. box ed è Jacopo che va a togliersi 5 secondi. E vediamo che mescola monta, va a togliersi 5 secondi, molto aggressivo Jacopo, vuole superare in pista e togliersi 5 secondi, adesso monterà un'altra gialla per andare sulle due soste, quindi sarà una gara molto da seguire la sua. Dovrà fare molti sorpassi, speriamo abbia scelto Ma una tu avresti strategia. Dipende fatto questa cosa, questa mossa? dal carico dinamico che avevo sulla mia vettura. Se mi rendo conto che sono più scarico degli altri, sì. Se devo fare una sosta in più, io preferisco sempre farlo. Dipende dal carico che ho scelto, lo vedremo subito sui rettilinei. Però Quanto qui è una scelta rischiosa, perché passare non è facile. Tutti su mescole uguali e stessi giri, e quattro giri di mescola nemmeno, perché due l'hanno fatto sotto safety car, non c'è differenza di mescole, quindi di gomma è difficile creare un delta importante. Se ha una buona velocità di punta può essere una buona scelta, altrimenti sarà molto difficile superare. topping e box, chiaramente. Io se fossi stato Mauro qui però mi sarei fermato, invece Mauro continua. Vediamo se la sua scelta paga. Stavo dicendo peccato per Di Legge che stava passando dopo la fine l'ha passato, quindi stava passando SDM e gli è entrata precisa la safety car, si è dovuto fermare il Sì. povero Di Legge. Il Perché tempo prima che pure in sesta posizione. è uno SDM solido. Zem solido, sì, con anche Davide che ha recuperato altre posizioni, mentre Daniele Play che ha fatto così bene in qualifica, forse in gara sta pagando un po' di Beh, un esperienza. Davide, questa per adesso ricorda un Pedro Palodinizza da Adelaide, settimo con la Forti, ha approfittato delle distanze su di lui come il mio co-teammate Patrick Sperry, per adesso. Ancora dobbiamo vedere il loro passo Dobbiamo reale. vedere in azione, sì, se la safety car 13 ce lo giri di gara, permetterà. 5 di safety car, ancora è presto per parlare. L'unica cosa che posso dire è che Raffo lo vedo molto bene, Sì, traiettorie strette, in vero, gestione. Non lo vedo impiccato, quindi da tenere vero. presente Da per il tenere podio d'occhio, Raffo. E vero, anche perché Jacopo per adesso è fuori dalla lotta per il sì, ha podio. una Quindi è grande virtualmente il possibilità. Anche terzo lui. Sì. Altro nel primo giro sotto stint. safety car. Questa safety car non va molto incontro a Dead, che con la sua rossa nuova, che nei primi tre giri è una gomma che ha un ottimo sprint, e lui se la sta mangiando andando agli 80-100 km/h. E la sua gara invece la vedo molto in salita. E comunque Patrick Sperry, la prima gara in Master, è in top 10. Ricordiamo che è da 16 gare che non esce dagli 8, se non sbaglio. Eh sì, l'aveva anche scritto sul fuoco, ci aveva detto già E martedì. E scaramanticamente aveva detto che giovedì terminava la serie, invece sotto deve, dai, diciamoci, deve gufare un po' là davanti, sotto. anche No, per no. guadagnare qualche posizione. No, se la deve meritare in pista, No, quella no, è ma la bella. merita nel senso, magari alcuni piloti sono difficili da prendere, questo intendo, Ma diciamo che due e altri. safety car in master in 14 giri non se le sarebbe aspettate. E quindi è approfittato della situazione. Questa safety car a chi va bene è topping, perché la sua Sì, gara topping era la gara finita, sì. virtualmente distrutta e invece riesce a rimettersi in lizza. Anche Sì, è vero, se topping. deve sbrigarsi perché la safety car dovrebbe rientrare Topping e è è a ancora molto 12 staccato. secondi, dovrebbe farcela. Dovrebbe, in teoria dovrebbe farcela. Vediamo se si ferma innanzitutto la safety car oppure no. Allora, la Insomma, ancora scritta non lampeggia. è uscita ancora, quindi ci sarà un altro giro di safety. Ecco, Topping ormai li ha presi, 7 secondi. Credo che a questo punto. quindi questa safety car è andata bene a due persone, quindi a Topping e anche al buon Luconi. Sì, Ah, che non deve prendere meno giri, ma si attenzione, la sono safety car spenti. all'improvviso, non so se i Sì. piloti hanno le gomme pronte. Molto tardi è arrivata la comunicazione del direttore gara. Che topping Molto le ha tardi. raggiunti, eh? Qualcuno potrebbe essere con gomma fredda.
Vediamo adesso la trazione che va sul Mistral, lì bisogna stare molto attenti perché commettere un errore tipo quello di M. Felix è un attimo, con gomma non in temperatura. Ma non mi sembra che sia partito benissimo Mauro. Vediamo se usa l'ERS, ma se usa l'ERS qui sarà più attaccabile, non questo ma il giro successivo, Mauro, da re. Non è partito benissimo Matthew invece. Vicinissimo, Re ha rischiato anche di prenderlo. È vicino, addirittura ci prova all'interno, ma no, lei non si può passare in fretta Dead di invece su, media. infatti approfitta della gomma rossa subito in temperatura e appiccicato a di legge. Mauro prende Vediamo ora molto Re. cordolo qua. Perde un pochettino la macchina in accelerazione, Re. E infatti credo che farà fatica. Mauro ha una buona velocità di punta. Però questo potrebbe essere un buon momento per attaccare. Ci Vediamo, si prova. No, butta dentro. Ma rimane Mauro dentro. allunga la staccata. Re non riesce ad affondare. Sì, perché come dicevi tu, si tratta anche di un rettilineo che non porta una Attenzione staccata verso secca. Signe, re molto aggressivo. Mauro non chiude la porta. E qui adesso Sorpasso. re farà un T3 eccezionale. Sono curioso di vedere se farà un fucsia. Perché qui adesso deve allungare Sta già assolutamente. allungando Deve andare sopra il secondo. Infatti Matthew si avvicina tantissimo a Mauro. Si avvicina perché ha capito che qui ci si ora. Sì, gioca la gara. è già quasi sul Subito. secondo, eh. È già quasi sul secondo. E sta cercando di farsi 1 vedere, e Matthew. 1 fuori dalla zona di RS Mauro, e quindi Ci prova Matthew ora lo deve forse. passare qua, giro veloce infatti, giro veloce subito. Matthew qui deve forzare l'attacco, infatti forza l'attacco e passa Passa, all'esterno. bravo. Matthew costretto, e ora Raffo deve assolutamente sbrigarsi a passarlo lui, e Sì, lo infila, prova. Mauro chiude. Attenzione al richiamo verso curva 5, Passa. ce la fa Raffo. Si è creato un bel distacco dei primi tre, adesso con questi distacchi possiamo vedere chi ne ha di più. Re mette 1,4 su Matthew, quindi allunga tantissimo. Raffo Idix 1,1. E Adesso ora. vedremo davvero i passi, adesso qui stanno dando il 110% tutti e due. Dead approfitta della gomma rossa e passa Sdem. Sì, ora toccherà agli altri passare Mauro, non sarà semplice. Gli altri lo passeranno con calma perché Mauro l'ERS non se l'ha giocato tutto, ancora c'è una buona carica di ERS. Lango sta E cercando di. i primi tre stesso ritmo però, fanno con lo stesso ritmo, quindi questo buco è stato fondamentale. Raffo riesce comunque a accorciare sotto il Sta secondo tenendo, con. sì. Sta tenendo quindi un Raffo molto sul pezzo. Mentre Matthew invece con Re, anche lui sta cercando di Siamo lì, tenere, siamo lì. È il siamo lì. distacco di quando l'ha passato Mauro. Sì, Re siamo sta lì. andando comunque molto forte. Sì, Mauro invece credo per assurdo è rimasto il più sorpreso di tutti della ripartenza perché adesso ha ripreso un po' ritmo Z Pro. Quindi secondo me aveva la gomma fredda, ancora giro veloce per Sì, 33,5 di adesso attivato, 1 secondo e 3. Matthew sta cercando veramente di tutto per rimanere, di riprendere quel mezzo secondo nei confronti di Re. La stessa cosa con Raffo che è in bilico, un Ha secondino su girato un Matthew. quasi 2 decimi di più forte di Matthew. Raffo alto, ma ha dovuto passare Z Pro Mauro, quindi ha perso tempo. Vediamo il ritmo adesso. Dietro girano tutti sul 34 e mezzo. Condizionati da Mauro che sta girando 6 decimi più alto. Tanto salutiamo anche Matteo Pittaccio che ci saluta, ci segue anche lui ci segue durante che c'è una riunione questa sera, quindi non potrà essere con noi, quindi salutiamo anche Matteo. Un grande saluto al nostro Matteo Pittaccio. Sta allungando Alberto, sta allungando 1 secondo e mezzo. Sta allungando, resta dando tutto, resta dando tutto. Mentre Due decimi Raffo di passo, due stoico. decimi di passo e Raffo è sui tempi di re. Sì. E Raffo è sui tempi di re, clamoroso. occhio dietro a Mauro perché si sta creando un trenino terrificante Sì, con con le 4 telecamere vetture. resta lì perché lì già sono tutti appiccicati. Lì sono tutti appiccicati. Fiorino, cosa ha rischiato Fiorino? E vediamo se ci provò ora, ma un po' lontano. Ancora Re che continua a
fare passo. Occhio a Mauro, occhio a Mauro con Fiorino che si fa vedere, ma deve guardarsi anche da Dedde. E passa. Mauro ora è un po' in difficoltà, lo vedo. È una gomma che paga 7-8 decimi dalle gialle nuove. Mauro adesso entra in zona pit stop. Attenzione, c'è una bandiera gialla. Bandiera il primo gialla settore. E attenzione, re! Oh, re! 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 Stava tirando troppo! Stava tirando troppo! Si è girato, disastro, credo, tra curva 1 e 2, credo. Mark, dalla postazione tagli. Si è girato dopo curva 4. Ah, dopo curva 4. 5. Ah, infatti è clamoroso, re che si gira. E clamoroso, e Raffo ha ripreso Matthew. E Raffo, cattivissimo questa gara. Raffo, cattivissimo. No, non molla, non molla. No, no, l'ha ripreso. Raffo ne ha di più. Raffo ne ha di più. Ha chiuso un secondo di gap in due giri dal leader del campionato. Raffo ne ha di più. Dedde sta prendendo le ultime cose buone di questa gomma rossa. E riesce a passare Fiorino e risale fino in quarta posizione, ma tra poco si apre la finestra del pit stop. Occhio che anche Mauro è in zona pit stop. Se allunga potrebbe andare su una sosta, ma non credo. Stem è molto vicino anche a Fiorino, attenzione. Ma Fiorino aveva passato Mauro, se non ricordo male, non so che è successo, magari poi con l'errore di Re e se l'è trovato davanti e è ripassato. Attenzione, di Legge nella sua rimonta passa Stem prima della staccata di curva 1, agilmente. Re ha preso già topping, però certo. E adesso telecamere su Dedde, mentre Raffo Idex è 4 decimi e si fa trenare, ora si fa trenare da Matthew, risparmia un po' di gomma. Raffo Idex, finora MVP di questa gara per me. Sì. E attenzione Dedde, vediamo se riesce ad attaccare Z Pro Mauro, ma le sue gomme rosse già stanno cedendo perché in trazione verso la S che spezza il Mistral, io i numeri non li so dare. Attenzione, affonda la staccata Dedde, no. Mauro chiude. Tanto Sden ha passato Dario. Anche se è un trenino verso Signe, verso Signe si inserisce Dedde, Mauro chiude, vediamo, passa Dedde, passa Dedde e va in terza posizione. Solo che gruppo ora con queste attaccatissimo, gomme. Gruppo attaccatissimo. Intanto dalla chat Paolo, che dal muretto della Mercedes ci segnala un problema alla paletta, quindi immagino al cambio per Re. Ah, e quindi probabilmente peccato. Si è girato per questo motivo. Problemi tecnici. Ma è box, Mercedes. Mauro quindi andrà per un'altra media e una rossa. Quindi strategia che non ho capito molto. Vediamo alla fine gara. Re che in prova a passare topping in curva 1, da fare incollato lo prendo. Jacopo J-Sport ha riguadagnato un paio di posizioni, ha perso in ottica campionato, per lui si mette benino. Sì, anche sta perdendo parecchio Dedde, penso che purtroppo con le gomme che c'ha, credo che a breve Dedde adesso inizia a calare di tempi, perché queste gomme hanno 11 giri col pieno, 4 di safety car, adesso vanno come le gialle, un peletto meno perché si surriscaldano, quindi Dedde adesso andrà in crisi. Sono curioso della strategia che vorrà fare, che andare al traguardo con un'altra media non la vedo fattibile, quindi dovrebbe andare per le tre soste. Alberto, è impressionante che da Dedde in giù sono tutti entro il secondo, tutti incollati. Diciamo che Mauro ha dato una bella mano a compattare il gruppo prima, e adesso Dedde con questa gomma calante, ancora i passi di quelli dietro non riusciamo a vederli. Ho intravisto un Dilegge che si può giocare il podio. Sì. Bisogna vedere Jacopo e Re come recupereranno. Re non riesce a trovare il varco. Purtroppo in questa situazione è peggiore, perché recuperare su questa pista incolonnati col DRS è complicato e senza grossi metri di staccate da fare. È complicatissimo. Qui, no, intanto Paolo ci conferma che ha avuto un blocco al volante, quindi
Peccato, peccato per lui, infatti ci Calda la andava situazione, pensando. Speri G-Sport Daniele Play con Jacopo che padre che ha perso leggermente la scia di Luca Flaminio, è agganciato proprio. Sappiamo che lui di solito predilige un assetto molto scarico, vediamo, infatti Sì. Jacopo guadagna tantissimo nel curvone che immette Lo nel vediamo ora. rettilineo del Mistral, ma vediamo la velocità di punta della McLaren. È in Jacopo si attacca ma non riesce ad avere lo spunto perché Patrick andrà sicuramente con ali scarichissime, un 5-5, 6-5 sicuramente, quindi Jacopo non riesce. Vediamo nella trazione Intanto Re ha verso preso la Signe, scia di topping attenzione dietro. Non passa stavolta. Passa e Topping quindi l'ha dodicesimo. anche aiutato, Sì, ha reso diciamo che. un punto abbastanza inusuale. Attenzione, Jacopo! Grande, grande Grazie, inserimento nella curva maledetta per me, quindi di me ho rimosso il nome, non riesco a memorizzarlo di quella maledetta curva col doppio punto di corta. ho avuto l'impressione che Patrick pure si fosse, come dire, passa, tanto ti seguo. No, purtroppo con un assetto scarico tenere la corda in quella doppia curva non è facile, quindi ti aiuta sul rettilineo, ma quelle curve lì da quinta marcia, sesta quinta, molto, aia, molto complicato. Ah, Raffo, questo non ci questo voleva. non ci voleva purtroppo. Sembrava abbastanza in gestione e invece va a prendere 3 secondi di penalità. Questo purtroppo è una grossa manio per Matthew. 3 secondi su Matthew saranno molto difficili recuperarli. Però la gara che io pensavo noiosa finora, i miei 2 giri ha dato Ah, molte largo sorprese. Daniele e paga infatti. Ha dato molte sorprese, quindi aspettiamo. Aspettiamo Occhio al a re dare su delle Daniele sentenze Play. definitive. Sono appiccicati qua il gruppo da dead in giù. Topping ha perso tantissimo tempo comunque, Topping Kessler. Sì. Vorrei che ha qualche altro danno oltre all'alettone che ha sostituito, perché sta perdendo troppo mentre Re sta attaccando Daniele Play e passa. Lui passa solo a Signa finora sul Sì, passo interno. diciamo di che lei avrebbe bisogno di chiaramente sorpassare i piloti e poi anche di un intervento utile della safety car forse Ma non lo so, per il passo che ha è meglio che la safety car non entri, che i piloti si sgranino e allora lì potrebbe far valere il suo passo che era molto buono. Intanto adesso Jacopo è attaccato a Flaminio. David zitto zitto 4-4 senza farsi vedere, è risalito in settima posizione, sta tenendo bene il ritmo. Di Leggio invece non riesce a chiudere su Fiorino il gap. Si è No. stabilizzato su quei 6-7 decimi. Re passa anche Speri. Tra l'altro Dead ancora non ha Curva avuto 1, non ha molto avuto scarico Rem, buona velocità di punta, infatti l'unico che riesce a fare i sorpassi in maniera molto agevole, quindi un assetto molto scarico per lui, perché mangiare Patrick in curva 1 così non era facile. Prima della staccata, quindi grossa trazione e anche ottima velocità di punta per No, dicevo di Dead che nonostante tutto ancora sta tenendo un passo Ma discreto. Matthew ha alzato un pelino il ritmo, ti devo dire la verità. Infatti Raffo è attaccatissimo, non riesco a capire quei 3 secondi che ha preso Raffo, perché secondo me era in gestione, non stava tirando, quindi purtroppo abbastanza inspiegabili. Adesso hanno ripreso a spingere un po' e attenzione che Fiorino attacca a Signe ed Edde, sono affiancati ruota a ruota, vediamo, appiccicatissimi, non molla ed Edde. Dietro sono tutti incollati di Tra legge. hanno Però fatto tre Dead cuffie a stava 3 facendo un errore, curve. scusatemi, a curva 8 è montato un po' sul cordolo, stava perdendo in trazione, è riuscito a recuperarla e inserirsi qua nella 9, ma che rischio. Sì, e Fiorino aveva cercato di approfittarne, ma Dead ha resistito Dall'alto, molto bene. guardate dall'alto il trenino che c'è, una cosa incredibile. Questa manovra di Dead non ha fatto molto bene ai suoi pneumatici, sicuramente in questo giro che entra ne pagherà le conseguenze, Sì, perché 5 quella secondi, sì. sbandata un bel surriscaldamento l'avrà fatto sicuramente. Quindi Fiorino si prepara ad attaccare, il serpentone dietro è molto attaccato e adesso ci sono Jacopo e Re attaccati in nona e decima posizione, e adesso vediamo
Vediamo qua che cosa faranno. Jacopo è spinto molto da re, quindi vedremo. Dedde inizia a fare delle onde per non far prendere la scia a Fiorino. Si è un po' Dietro tutto staccato regolare. Patrick, che è un po' in difficoltà, mi sembra, con Daniele che ci prova, e anche Toffoli è tornato. Patrick dopo il passo di re è andato un po' in difficoltà, verissimo, sì. Lei sta impazzendo dietro, vorrebbe passarli tutti. Che poi Jacopo ha anche 4 giri di gomma nuova, di gomma più fresca rispetto a Re. Re ha un ritmo impressionante. Dedde questo giro si è ripreso. Attenzione, Pensavo addirittura che aveva all'esterno, avuto un aumento di re temperature. all'esterno, Alberto, all'esterno. Oh mamma E mia, passa, oh mamma gran mia. sorpasso di re all'esterno. In questa parte anche il circuito sembra avere anche una velocità, oltre alla velocità di punta, anche nel misto, comunque la macchina sembra. Infatti sembra che c'ha velocità di punta e grip pazzesco, perché fare un sorpasso del genere nel misto non era facile, quindi Re ne ha, come abbiamo visto in quei 2 giri di partenza dopo safety car, Re ne ha tantissimo, perché passare Jacopo nel misto non è facile. Quindi Matthew là davanti, se vuol vincere, dovrebbe accelerare un po' il passo, perché Re non sta perdendo alla fine, non sta perdendo tempo nonostante il traffico. Adesso sci a Flaminio, esce attaccatissimo a Luca, un decimo e 30, riuscirà a passarlo qua, perché si affianca Un prima dell'apertura del DRS. Vediamo l'Alfa contro la Mercedes. Sì, Re va. passa. Re quindi ha una macchina con un grande carry, con Buona poco equilibrata, CX, dai. Fiorino è poco CX, passato. grande carico meccanico. Fiorino è passato su Dedde. Grande grip Ah, ecco, meccanico. Ci Fiorino è siamo persi, passato. stiamo guardando il leader del campionato. No, il leader del campionato è Dedde. Matthew. Ah, scusatemi, è vero, è Matthew, Re il secondo. Ogni Diciamo il tanto. pilota più, come Il dire, vice leader. il vice leader. Dai, Il vice vice. leader mi sembra che sia Jacopo, se non ricordo male. No, 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 è Dedde, scusami. R, qua ho aperto Attenzione, vai in il box. multiscreen, qui ho aperto le Dedde box. finestre. Sì. Sì. Curioso della gomma che monta. Gialla, ma va in punto con gialla? Dubito. Occhio, Bianca, occhio a Leo. Occhio a Leo, che è incollato a Davide, lo svernicia letteralmente. Sono rettilineo. Ma infatti, come diceva Alberto, ma Matteo secondo me deve un po' iniziare un 5 secondi sono tanti, poi il gap che c'è rispetto al terzo, però deve 5 iniziare secondi un sono attimo. tanti, virgola, perché il buon Re era al 13° posto, il suo distacco è aumentato di 2 secondi, ha passato 6 macchine. Quindi senza traffico il ritmo di Re. Attenzione ha subito all'attacco di Sdem, dell'Alpina di Sdem. Sdem si mette interno. Vediamo Si Re se fa affonda la vedere. staccata alla fine, no, attaccherà Signe molto interno per preparare l'uscita. Infatti esce molto bene, traziona benissimo verso Signe. Vediamo Sdem che lascia un po' di spazio. Re attaccatissimo, ma non riesce qua. Attenzione, No, Sdem sta facendo una bella di gara, Legge su Fiorino. Qui adesso eh. Niente sono in da fare. 4. Adesso sono in 4. Sì, perché Fiorino ha passato. Attenzione, intanto vediamo Re all'esterno, ancora passa. Mamma mia, Re, mamma mia, guarda quella curva, passare lì è difficilissimo ma non è perché la la prima volta? macchina si è infatti, quindi c'ha un equilibrio di macchina fantastico, perché lì la macchina si sbilancia tantissimo perché il peso Occhio. della frenata, però ve lo dico dopo perché momento critico, esce di scia dalla Ferrari di leggere, perché lì c'è un Sempre. trasferimento di carico importante. La frenata non la fai dritta, ma la fai col volante girato, quindi perdi il posteriore un attimo. Invece il re ritarda tantissimo la frenata, riesce a ritardare senza perdere il posteriore. Ci ha fatto 2 sorpassi lì e siamo in Master League, no? Non è che siamo, cavolo, Ah, alla errore di Formula 4 Fiorino. danese. Errore di Fiorino. Attenzione, manovra molto rischiosa di Legge, cattivissimo.
Pure lui si è preso un bel rischio qua. Errore di Fiorino con Matthew, sì, Matthew con Re che approfitta e passa a questo punto anche Fiorino, e a questo punto Re c'ha solo di legge davanti. Sì. Di Reggio ha fatto anche lui un bel sorpasso perché entrare così cattivo su quella curva non è facile. Quindi Re è a 6 e 6 dal leader con Raffo Ilex che è il francobollo di Matthew. La gara è Siamo a metà apertissima. gara ancora, La quindi gara è apertissima, a metà gara, ma giri ecco. percorsi a ritmo normale sono stati quanti? 8, 4, 6 di safety car, 20 giri, 20 quindi giri, sì. tanta roba. Vediamo Re se non ha stressato troppo i pneumatici con queste staccate, con questa rimonta, con queste scie in cui è stato costretto in questi giri. Potrebbe aver risparmiato anche i pneumatici, Matthew, che alla fine sta Può gestendo il darsi. passo. Gestendo il passo, il Re invece ha dovuto forzare molto, impressionanti con le sue due staccate. Sarei curioso di vedere il suo onboard perché è molto 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 difficili. Ora secondo me Predileggio è aspetta. risalito terzo comunque, Ora zitto zitto aspetterà la zona 4-4. DRS, credo. Ma Luigi questo podio non lo volerà facilmente, ha bisogno di un risultato quest'anno, deve spingere perché c'è Raffo Ilex che ha quei 3 secondi. E poi una gara dove la direzione gara potrebbe incidere nel post gara con i tagli, quindi bisogna È spingere a uscito tutta. È molto forte. uscito molto forte e soprattutto è molto Molto veloce. carico Re, perché riesce a Mamma mia. passare prima della staccata. O ha il motorone di Hamilton del Mamma mia. Brasile, o se L'ha no non si passato a metà spiega come fa avere rettilineo. tutto sto grip meccanico e questa velocità di punta, assurdo. E attenzione al Carraffo, che si è avvicinato a me. Ti ho provato, si è fatto anche vedere prima di Sì, curva 8. ma Raffo sta lì, un francobollo 2, 3, 4 decimi, non lo attacca, sta lì, peccato per quel taglio che ha preso, peccato, ma si vede che ne ha, non è al gancio, non va mai sopra i 5 decimi di stacco, quindi non è al gancio che sta attaccato perché è il DRS, è allo stesso passo, peccato davvero quei 3 secondi, vediamo al momento del pit stop se forzerà un undercut per cercare di passare davanti a Matthew e vedere il suo reale ritmo. Sta scendendo, eh? Eh sì, 5-8. quasi mezzo secondo al giro Re sta accorciando, quindi Tanto speri e box. speri e ai box, speri e ai box, vediamo che mescola monta, monterà la rossa, andrà per due rosse, per tre soste credo, infatti gomma rossa per lui. Luca rimane al gancio, invece Jacopo rimane intrappolato nel traffico. Sì. Jacopo era davanti a Re e invece Re è risalito in zona podio. Non riesce, Jacopo è rimasto lì praticamente. Purtroppo non ha la velocità di punta che ha Re. Re è impressionante perché non ha forzato una staccata alla fine, ha passato tutti di velocità di punta. In chat ci dicono: guarda caso sta andando a prendere una Red Bull. Analogia. Ma in effetti sì, tutti i sorpassi che ha fatto mi sembrava Hamilton, cosa sembra? Multimiracle. No, cioè, no, perché ha fatto quei sorpassi nella curva che non mi ditemi il numero, non lo so. Dopo questa doppia che sta percorrendo Matthew, su questa curva qui ha fatto due sorpassi e qui il motore non conta nulla. Fare due sorpassi qua ci vuole un bilancio clamoroso, oltre che ottima abilità di guida. Intanto Fiorino ha Se passato, c'è un bel duello per c'è il la duello con Sdem. Sdem, Sì. vediamo Sdem se rimane freddo. Buona fino. Attenzione, si butta dentro David, la prima volta che lo vediamo in questa gara. Cerca di attaccare all'esterno. Sì, con gli Attenzione, si toccano spot. le due ruote, posteriore con anteriore, però non vedo danni qui sul tracker. Ma David non molla, tutti e due col DRS. Vediamo, si attacca Sdem alla scia dell'Aston Martin di Fiorino per prendere velocità di punta, ma David va. Molto bravo. David va, pilota questo che esce alla distanza. Attenzione anche a vuole approfittarne Jacopo. Sdem è in difficoltà. E Passa passa. anche Jacopo. Passa anche Jacopo. 5 secondi Alberto, 5 secondi netti. Sta guadagnando un secondo praticamente in due, cioè in 5 decimi al 4 giro. decimi al giro di media. 4 decimi al giro. Bisogna vedere se Re anticiperà il pit stop. Però non penso perché qui vai nel traffico, quindi anticipare il pit stop, non so. Attenzione, David va all'attacco anche di Fiorino e Addirittura su passa. posizione, E David. David si dimostra come
come nelle uniche due gare che ho visto, pilota che viene fuori dopo la metà gara. Quindi quinto posto per lui, gara solida. Attenzione, Jacopo su Fiorino. E passa Passa. Jacopo. Jacopo sta sfruttando David come Traino. incudine per aprire, come le difese altrui si infila. Stam Eh sì, due sorpassi in due giri. è andato un po' in crisi. Stam è andato un po' in crisi, che ha avuto un buon ritmo. Deludente Topping, che io vorrei vedere nel dopogara se ha qualche danno, perché era partito, era il migliore con gomma gialla all'inizio, poi dopo quell'ala rotta è crollato di prestazioni. Box per Fiorino. Quindi andrà su Anche doppia quel gialla. Daniele Daniele Play. Play alla gialla obbligata. Mentre vediamo gli altri, perché Matteo a questo punto cercherà di allungare e andare sulla rossa. Vediamo. Raffo non sale sopra i 5 decimi. Sarei curioso di vedere il suo passo senza traino. Sta Sarei lì. molto curioso. Non sale mai sopra i 5 decimi di distacco. Secondo me lui dice se lo passo non riesco ad avere il passo per andarmene probabilmente. Lo so, per quindi quei 3 secondi ancora più rabbia fanno. Sì. Fanno ancora più rabbia. Attenzione, Topping su Flaminio. Si fa vedere, c'è anche la Haas attaccata da J Sport di Davide. J Sport passa. Davide non era uscito benissimo. Quindi lo G-Sport è Flaminio si quinto. difende. Quindi J Sport, dopo le critiche, c'è un'impennata d'orgoglio e passa 3 macchine Sì. velocemente e si butta alla caccia del suo compagno di squadra di Legge. Di Legge che aveva un buon passo, l'avevo detto, infatti è rimasto attaccato al traino di Re. Esatto, Non infatti. sale, no. Quindi l'ha mandato via, approfitta della scia, quei 3 decimi che gli mancano se li prende col DRS e quindi sta lì. Sta cercando, ora sta salendo pericolosamente, è quasi in Sta seconda. salendo di Legge, vuole andare a prendersi il podio, approfittando dei 3 secondi che ha Raffo Ilex. La gara è ancora aperta perché ci sono molte macchine Molte. ravvicinate. Sì. Possibilità di contatti e di incidenti ci sono, quindi potrebbe entrare una safety car che se entra adesso spaccherebbe la gara perché i piloti non sapevano che mescola montare. E tra l'altro Per alcuni, quindi sarebbe anche utile a Re in questo caso la safety car. Re invece è l'unico che non ha bisogno di safety Ah. car perché ha il passo, perché il safety car gli creerebbe il Però gruppone e difficoltà nei sorpassi. annullerebbe il gap di 3-8 che ancora deve recuperare, non è poco. Al 40° giro spariscono sti 3-8 con sto ritmo che c'è. Il più veloce non c'ha bisogno di safety car, secondo me. Non lo so perché io sono una pippa, quindi. Però se fossi veloce non avrei bisogno del safety car. Di legge comunque di legge riesce a contenersi soprattutto nel secondo e terzo settore, riesce comunque a rimanere nel secondo, occhio. Sì, un po' più carico di Re, approfitta di recuperare velocità col DRS nelle zone veloci. Nel misto non perde, nel terzo settore di Legge non perde tempo, perde un decimo e mezzo da Re, quindi riesce a stare agganciato. Ma io vorrei Raffo che mi affonda una staccata, 32 giri sempre a 3 decimi, mamma mia, ormai conosce il posteriore Sì, dell'Alfa Sauber è come le sue rimasto là. È tasche. bello che poi il gap suo è rimasto sempre sui 3-4 decimi, 5. Guarda, non è mai salito sopra i 6, da inizio gara che l'ho visto non è mai salito sopra i 6. Attenzione che Di Legge è al gancio adesso con Re. Sì. Re 3-7, vediamo, Di Legge adesso è al gancio. Jacopo non riesce a recuperare sul suo caposquadra, perché sul suo compagno di squadra, perché è trainato da Re. E invece il buon David sta lì. Stam 3 prende 3 secondi per secondi Stam. pesanti, peccato per Stam. Questi li Sì. potrebbe pagare cari a fare gara. Situazione calda adesso è Davide che si è attaccato a J Sport. Prima l'ha fatto passare e adesso si sono C'è un bel attaccati. trenino di David, Stam, Fleming e appunto Jacopo. Mentre di Stam lo vedo un po' legge. al gancio, a differenza di invece questo Davide, questo è un pilota da tenere d'occhio nelle gare a venire. Sì. Di legge sta cercando di. Scusami, ma Di legge sta cercando di rimanere proprio al Sì, gancio, Di vedo. Legge è rientrato, ha fatto un piccolo errore, riesce a stare intorno 6-7 decimi, adesso andrà a 9, ma se non fa errori già il passo. Matthew ha alzato un pelo il ritmo e Raffo gli si è attaccato ancora di più, andando più forte. Sì, stanno E Re guadagnando. inizia a perdere qualche
qualcosina, ma perché le gomme le ha stressate per bene nei sorpassi. Ora bisogna vedere le strategie. Qua il muretto è fondamentale. Re Esatto. dovrebbe rientrare a pista libera se pittasse adesso. Potrebbe essere presto per una rossa, potrebbe essere un po' tardi per un'altra gialla. Vai Vediamo. box, Raffo. E Raffo invece cerca l'undercut. Raffo, vediamo, non dovrebbe uscire nel traffico, forse Zeta Pro Mauro, vediamo dove esce. Così vediamo il passo di Raffo e vediamo che lui monterà la gialla, obbligato, perché 34esimo giro la rossa non ce la fa. Dimmi. Ti posso dire una cosa, Alberto? Che metti? Forse un problema per me tu potrebbe essere il fatto che c'è due avvisi. Questo è un grosso problema e spiega tante cose. Due avvisi qua, due avvisi qua ti condizionano tantissimo. Mentre lei non ha nessun avviso attualmente. E questo spiega alcune cose. Questo spiega alcune cose. Raffo adesso ha pista libera e Zeta Pro Mauro che è in zona pit stop, quindi 3 secondi e 2 dovrebbe andare ai box Zeta Pro a breve, quindi Raffo ha pista libera. Vediamo adesso il passo, quindi mettiamo il distacco dal pilota di testa e vediamo il passo. Sì, anche di legge Matthew senza sta avvisi. tirando tantissimo, non vorrei che rientri ai box in questo giro perché Matthew sta tirando tantissimo. Cioè in questo E momento anche c'ha Rest, 23 anche secondi, Re. 23 E anche secondi di Re sta avvisi. tirando. Raffo in questo istante sarebbe davanti. È Vediamo davanti, perché sì. se va per una rossa Matthew dopo. E quindi se la vuol prendere relativamente in pista, stando dietro a Raffo Idex e sfruttando Raffo davanti per difendersi col DRS dal rientro di Re. Continua. Vediamo. Perché lasciare Raffo davanti e mettersi sci a Raffo col È già DRS aperto, dietro, vinci la gara. Sì. No, dicevo che se Matthew rientra dietro Raffo Idex, ma davanti a Re, potrebbe raggiungere sì. Raffo, prendersi il DRS e Re rimanere imbloccato lì dietro. Vediamo. Tanto J-Sport e Zem insieme ai box. È una lotta tra Alpine e Ferrari. Purtroppo lo sappiamo Adesso bene, c'è la Pirino bandiera gialla. Si ha perso la macchina nella penultima curva, si è girato dalla sua è sinistra. girato ma riparte senza danni. Patrick, giro veloce 32,9, Andre Patrick. Attenzione, grosso strappo di Re che ha guadagnato quasi Mamma mia. 8 decimi sto giro, quasi 8 decimi sto giro. E a questo Quindi Matthew punto. andrà con una doppia rossa e anche Re si giocheranno la posizione in pista. È fondamentale Raffo Idex che adesso sta tirando a tutta, ha Ha guadagnato guadagnato. un secondo e tre su Sì. Matthew. Sì. Quindi riuscirebbe fuori dalla zona di RS, ma la gomma rossa se ce l'hanno nuova e ce l'hanno nuova dalla qualifica, tre giri top ce l'ha, quindi può rientrare anche a 3 secondi, 3 secondi e mezzo da Raffo Idex, ma se riesce a rientrare in quel distacco con 3 secondi lo riprende, quindi non è un grosso problema. Il problema è che qua Re si sta avvicinando e Matthew non deve far riprendersi prima del Ecco, pit stop. no, Un di altro legge che prende box. il drive-through in ingresso box, quella Ah. discesa è tremenda, quella discesina è tremenda. Anche Flaminio ai box. Quindi di legge mi esce dalla lotta per il podio in questi 5 secondi. Grosso peccato e grossa occasione per David. Sì, David, lo Grossa stesso occasione Raffo anche per forse. David. Raffo deve spingere perché David dopo andrà a montare la gomma rossa. Adesso ha di vantaggio, c'ha 7 secondi. 6 secondi avrebbe di vantaggio. Vediamo. Sì. 20 Vediamo. secondi 8. Raffo Intanto mi praticamente dovrebbe. abbevero. Vai, vai. Sosta Mentre. perfetta per Zeta Pro Mauro, così pista libera ancora per Raffo Idex. Vediamo il giro di Raffo adesso. Raffo praticamente rischia di avere quasi 3 secondi di vantaggio. Ma una gomma più lenta. Sì. Quindi vediamo, Re sta Lo vede, rientrando, eh? Lo ha vede. tutto, ha accelerato il passo, ha accelerato il passo. Siamo quasi sotto la soglia dei 2 secondi. Di legge intanto ha passato Dead. E vede la carota spuntare dall'alettone posteriore dell'Alfa Sauber, Beh, quindi si invoglia. sarebbe. Finora ha fatto un recupero. Io sinceramente dico la verità, con tutto che è un pilota molto veloce, ma ripartire tredicesimo, quattordicesimo, fare Box questa di per sorpasso. Matthew, vediamo la Box. gomma qua.
Rossa un buon limite, tirandola tutta, vediamo la gomma. Box per Re, anche Re ho visto una gomma rossa, vediamo l'Alfa. Sì. Rossa anche per l'Alfa, Sauber. Sì, a questo punto va. Ma... E quindi Raffo esce davanti, vediamo quanti secondi ha, se riesce a guadagnare 3 secondi. Se vediamo se guadagniamo 3 secondi di gap. 32,4, buon giro. Sì, ha guadagnato 3 secondi e 4. Davanti di leggere. Mamma mia. Questo è un pessima notizia per il Borre. Però a rossa nuova, di legge già un giro. Clamoroso di legge ha fatto l'undercut a Re, clamoroso Luigi, questo non me l'aspettavo. Peccato che c'è 5 secondi, grossa mossa di Luigi, se non aveva preso quella penalità. Grossa mossa di Luigi. Bello. Peccato per quella penalità. È incollato con le soft, ora le agirà e se lo mangerà letteralmente, infatti lo passa. Quindi Re ha guadagnato in questo pit stop praticamente altri 9 decimi, è un secondo. Velocissimi meccanici Mercedes, vedo in Alfa come al solito si dorme. Dormono, hanno preso dalla Ferrari secondo me, stessa squadra, tale padre tale figlio. E sta accorciando come era previsto Raffo su Matthew e... Qui Matthew si darà una svegliata perché non ha il DRS di Raffo per difendersi da Re. È molto attaccabile. Re può fare qualcosa di meraviglioso, può fare questa gara. È interessante anche la strategia di Raffo, che alla penalità si è fermato prima, però con queste gomme può arrivare fino alla fine e difendersi soprattutto a fine gara. Arriva fino alla fine, difendersi a fine gara, vediamo. C'ha quei 3 secondi che lo ammazzano. Perché se non peccato, li aveva veramente. Si sarebbe difeso con le unghie e con i denti, con una buona gestione dell'ERS, però così veramente dura, anche se Matthew ricordiamo ha 2 avvisi, quindi decimi. Deve stare sul pezzo e deve tirare perché a prendere un avviso qua è un attimo. È incollato Alberto, 3 decimi. L'ho visto. Vediamo con gomma più usurata, adesso con gomma nuova contro nuova è abbastanza facile difendersi e invece no. Mamma mia, motorone Mercedes, ma che è? Ma che gli avete dato qua? Ma che è sta roba? Vediamo a Signe. Lo sta mettendo un po' sotto pressione a Matthew. Tutto, ma fa bene perché... Vuole spingerlo, secondo me, all'errore, al terzo... Re insegue in campionato, deve pressarlo. Matthew molto, finora molto lucido, molto freddo, comunque, no? Grossa gara anche la sua. Sì. Vediamo in questa frenata, Re allarga tantissimo e riesce a frenare tardissimo con la macchina di traverso, clamoroso. Molto bene. E attenzione che Matthew adesso sta spingendo e va sotto il secondo con Raffo. E qui adesso è un'altra storia. Nell'ultimo settore, Re. Non ha preso il DRS per millesimi, attenzione, Matthew si deve difendere, questa è l'unica occasione di Re secondo me. Perché dopo avrà il DRS... Matthew attacca tardissimo, gliela rende dura e passa. Ma passa Re. Millesimi non ha preso il DRS di Raffo, ma attenzione Re che qui deve spingere perché Matthew proverà il contrattacco subito. Vediamo se riesce però a passare Raffo, ancora un po' lontano. Lontano. Però Re è impressionante come esce dall'ultima curva, anche si mette in quel rettilineo. Però avendo una Mercedes qui è stato fortunato perché Matthew non ha preso il DRS di Raffo per 20 millesimi. Se aveva il DRS Matthew lì non veniva superato. Attenzione verso Signe, ancora Re attaccato alla Red Bull, affiancati ruota a ruota, passare. Ma ne ha tantissimo proprio in uscita anche, in curva, cioè, e questo terzo settore andrà fortissimo. Ha un bilancio pazzesco, quindi niente, davvero chapeau. Gara fantastica direi. Raffo sta perdendo tanto, pensavo che riuscisse a difendersi un po'. La gomma media, primi 3-4 giri perdi tantissimo, te l'avevo detto.
Dopo stabilizzi un po', ma i primi 3-4 giri perdi dal secondo ai 6 decimi. Ora metto ci prova, deve passare perché altrimenti. DRS, DRS non ce la fai. Non ce la fai. Toppi È mi peccato. sta allungando tantissimo Sì, è questa. vero. Sta sperando in una safety car, non capisco perché non fermarsi, perché non è una gialla di 30 giri, è una gomma lenta rispetto alla rossa, non capisco perché sta allungando così tanto la strategia, e mentre di legge dimostra di averne Ah! perché ha allungato su J-Sport. Metti, ora deve passare assolutamente Raffico, è uscito tra l'altro male dalla curva. E Passa. non... Vediamo, Ci vediamo. prova... Sì. Gliela rende ora forse esageratamente. È lì, col DRS, un Io secondo. mi sarei accodato, tanto di legge 5 secondi di penalità per andarmi a prendere un podio, invece no. Attacca ancora. E attualmente con i 5 secondi comunque di legge sarebbe comunque davanti a J-Sport, quindi se lo giocano in pista Raff, Topping chiaramente si fermerà. Grosso peccato ma purtroppo i dettagli fanno la differenza. Più le categorie si alzano, più i dettagli fanno la differenza. I 3 secondi di Raffo, i 5 di legge, guarda come gli hanno stravolto la Pesanti, gara. Guarda sì. come gli hanno stravolto la gara. Di Peccato, legge pure, di legge ha peccato. fatto un grosso recupero. Di legge ha fatto un grosso recupero e la grossa mossa dell'undercut a re. Matthew adesso ha incrementato un po' il ritmo, si sta prendendo qualche rischio perché tanto sa che Raffo i 3 secondi ce l'ha. Quindi lui se prende 3 secondi di penalità adesso a questo punto non gli cambia nulla, deve spingere e infatti Patrick a box. non sta perdendo. Patrick va per la terza sosta. Intanto Re ha preso Topping e tra poco lo passerà. David anche ha ritardato tantissimo la sosta, è stato passato da Sdem. Ed Ed, vediamo se riuscirà a arrivare in fondo. Passa intanto Re, passa Topping Kester, si mette in linea comodamente. Sdem intanto ha passato Dead. Topping si è messo in testa di arrivare in fondo con queste gomme. Auguri. E non auguri Suzuki. È un po' Vediamo un po'. difficile. Infatti, Tanto Fiorino si Alessio, prende ma... 3 secondi. È un peccato anche perché Alberto, Raffo è di legge, senza quelle penalità se la potevano giocare anche con Matthew, secondo me, per il secondo posto. Purtroppo sì, ma soprattutto perché Raffo è stato costretto per quella penalità a anticipare la sosta e mutare la gialla per provare qualcosa di diverso perché sapeva che la sua gara sarebbe finita al terzo posto. E quindi ha dovuto un po' cambiare strategia. Però Raffo aveva il passo di mezzo sta gara e di legge purtroppo è rimasto intruppato dietro, doveva qualificarsi un po' meglio e qua ha pagato il traffico, però il passo ce l'ha perché vediamo che sta tenendo comodamente dietro il suo compagno di squadra. Vedremo sul fine gara se ci sarà qualche ordine di scuderia perché Ferrari alla fine porta gli stessi punti e fa più comodo un quinto posto a J-Sport che a di legge. Vediamo. Raffo intanto attaccato a Topping. Dovrebbe Passa, passarlo. sì. Topping lo agevola abbastanza in staccata e va. Resta allungando, Matthew ha provato a resistere, ma Re adesso ha allungato davvero una presa clamorosa del pilota Mercedes. Anche di legge subito su Topping. Topping a 4 secondi, 5 secondi praticamente di vantaggio su J-Sport, ma Era ultimo, se le gomme gli reggono, ma sono pessimista, potrebbe provare a rimanere in pista per arrivare al nono posto, Ma li ma fanno 40 giri, 40 e 30. no, no. Però con la Pirelli mai dire mai. È nella stessa macchina di Vettel, magari può Ma ora sai come. una domanda va fatta. Stanzino Tagli, come andiamo? Ma è una situazione, diciamo, normale. Niente di particolare da segnalare, i piloti si stanno comportando tutto sommato bene. E mentre parlavi ho visto un taglio, però non ti dico né di chi e né il Ce la giro.
ce l'ho sott'occhio. Ho provato a distrarti. Torniamo in cabina, torniamo in cabina. Rafo si stacca, e ora di legge proverà a passare Rafo Ilex e andare a prendersi il podio, perché il passo ce l'ha, potrebbe guadagnare 2 secondi pesanti invece di 3 secondi di Luca Flaminio. Si allinea a Daniele Play mentre Davide è attaccato a Dead, quindi due situazioni da seguire. David molto vicino a Dead e lo passa Lo prima passa. della staccata. Devo dire che David prima mi sembrava nella seconda parte di gara. A un certo punto addirittura lo davo un gioco per il podio. Poi non so cosa è successo, ma l'abbiamo trovato magari un po' più indietro. Guarda, prima gara in Master è ottavo, può andare a prendere il sesto posto, quindi secondo me resta comunque un'ottima prestazione per un pilota che ha debuttato una settimana fa praticamente, quindi Sì. secondo me è un'ottima prestazione, non deve, anzi meglio che non strafa, pilota è solido, si vede, pilota che può crescere, si vede, quindi oggi va benissimo così, ha fatto il suo. Sì, anche Sdem, devo dire che è stato forse una delle sorprese. Sdem, sorpresa positiva, però non diciamolo per Non adesso. diciamo, aspettiamo, Non sì. diciamolo, aspettiamo, C'è aspettiamo. anche Di una legge, penalità. di legge caldo sul Raffo. Deve attaccarlo ora per provare ad allungare e andarsi a prendere il podio. Non sarà facile prendere 2 secondi, anche perché la sua gomma dovrebbe teoricamente. Deve attaccare subito. E anche perché sta perdendo tempo, perché sta riguadagnando terreno J-Sport. Quindi sta perdendo sicuramente tempo, perché finora Di Leggio aveva il passo in linea con quello di G-Sport. Però la Ferrari manca di cavalli, questa Ma io frase sa l'ho già sa sentita. Che è sta Ferrari che manca di cavalli? sai cosa ti dico io? Sai cosa penso? Che Topping secondo me non si ferma. Ma te l'ho detto. Cioè, Te l'ho secondo me detto. sta Però perdendo, ma non tantissimo. Sì, sta ma io te l'ho perdendo. detto, può arrivare al nono posto, però pronta qui la paletta con la scopetta, Io ho no? Vorrei paura mandare una però sniper a che. raccogliere i detriti Esatto. che verso il 48-49 verranno sollevati Io ho dall'Aston paura per lui, Martin. però mi sembrano tanti. C'è la macchina di Vettel, cioè la gomma che esplode è qui. Potremmo lanciare il sondaggione, eh? Prima del driver of the day, che siamo ormai in aria. Adesso un sondaggione veloce: esploderà o no la gomma di Topping? Votate. In teoria non volevamo farlo per non gufare, perché altrimenti No, poverino. ma non è. È come Ocon in Turchia: esploderà o no? È una curiosità, vediamo. No, no, Topping si sarebbe già fermato. Te l'ho detto, quando al 40° non si fermava, dico: questo che c'ha per la testa? Vuol provare una cosa. Non credo che in pro nessuno abbia fatto 35 giri, o sbaglio, forse qualcuno sui 30. No, perché c'è entrata le safety car lì, dopo ci ha spezzato il ritmo. 35 li puoi anche fare, il problema è che ne dovresti fare 43. Da lì a 43. Tra Vediamo, l'altro vediamo, vediamo. stanno arrivando Ha provato dietro, eh. qualcosa di diverso, era scivolato in fondo, era in difficoltà. Di legge intanto gli manca la velocità di punta. Ai Binotto, qui ci mancano cavalli. Ci mancano cavalli. Matthew si è messo lì, ha Matthew ha provato detto due lasciamo giri e ha perdere. rischiato tanto e sono in testa al campionato, perdo 7 punti, spiace, però va bene lo stesso. Di legge va più forte nel tratto misto, si vede proprio che nel tratto misto se lo mangia il Raffo, come avevamo visto Tanto prima che dietro. perdeva poco da re, però il problema è che Dietro c'è una bella lotta tra non hai il bilancio che ha re e Daniele Fiorino. e Fiorino. Sì. Affiancati ruota a ruota, Fiorino riesce dentro, vediamo Daniele, situazione di gomme simile. Buono anche l'esordio di Daniele, una qualifica discreta in gara un po' perso, Ma d'altra mentre Jacopo parte. passa agilmente Topping, vediamo sul rettilineo che succede. Intanto scusami perché sul nostro canale Telegram è. Ecco l'Alpina Vai. dentro, ecco l'Alpina dentro, ma chiude la porta Fiorino. Vai, Dicevo che vai sul nostro Andrea. canale Telegram è aperto il Driver of the Day per il campione di Francia.
ti chiedo anche a te un... Mancano ancora 7-8 giri, ma ti faccio una domanda: secondo te chi è il driver of the day, almeno finora in questa gara? Il nome più da scontato direi Re. Ma non è scontato, era ultimo, quindi era scivolato ultimo, ha passato tutti, chi se non Re questa gara? Se dovessi togliere Re, chi di legge sul raffo, di legge sul raffo! E passa di legge dopo sì, raffo cerca di reinserirsi. C'è stato un leggero contatto, vediamo, ma sembrano le macchine tutte quante a posto, ok. No, ti stavo chiedendo... Un po' tardi sto attacco di legge, vediamo se riuscirà a guadagnare quei 2 secondi. Prego, Andrea. A parte lei che è scontato, a chi lo daresti il premio? Diciamo, io avrei 2 o 3 nomi... A parte il re che è scontato, mentre Davide su topping, un attimo fase calda... Davide su topping, sul rettilineo principale, attaccatissimo, tutti e due intorno di RS, topping va in mezzo alla pista, affonda la staccata, Davide chiude la porta topping e si difende, ci riproverà nel rettilineo successivo. A parte Re, che ti devo dire? Guarda, mi è piaciuta molto la gara di Raffo Ilex, peccato per quei 3 secondi che ha preso. Sì. Ha fatto una gara solida anche di legge, però io premierei David finora, perché è un debuttante, e... anzi no, devo premiare Sdem, devo premiare infatti, Sdem, perché al 100%, fatto... prima gara, in Master, c'ha 3 secondi di penalità, devo premiare Sdem. Poi noi solitamente non fa... intanto... un duello chiaramente. Raffo si è riattaccato con di legge e sono appiccicatissime, mentre Davide ha passato topping e adesso se ne va e Davide andrà all'attacco di Sdem a breve perché ha le gomme più fresche, quindi la situazione è calda e Raffo che si è riappiccicato a di legge, quindi di legge non riesce a scappare, Raffo penso che resterà lì dietro perché gli conviene a questo punto e intanto Jacopo non ne ha per andare a prenderli. Quindi da seguire adesso il duello, da seguire le gomme di Topping Kessler. sì. Infatti andiamo su di lui, vediamo se resisterà questi 5, alla fine mancano 5 giri, ora lo vediamo in modalità veramente tanto davanti, occhio a David. David passa Sdem. Sdem ha commesso penso un piccolo errore perché aveva 1.6 e David va sesto posto, tanta roba. Quindi, Davide, se considerate, a 2 secondi e 4 da J-Sport. Ed è partito praticamente cioè, mica pizza e fichi. Vabbè, erano, alla fine hanno fatto gara insieme Davide e Jacopo, perché Jacopo pure era finito in fondo per quell'erroraccio al pit stop. Però bella gara. Mentre se dovessimo... Raffo ha ripassato di legge intanto, sul rettilineo Raffo... principale. Io credo che Raffo se non succede... Adesso le gomme di legge hanno 12 giri, adesso stanno nella fase down, adesso si stanno divertendo ancora. Ma adesso è divertimento perché tanto le posizioni sono in ghiaccio perché le gomme non permettono di fare strappi. Tanto Mattia Metrano in chat che purtroppo ci lamenta un po' diciamo del... i danni del gioco, purtroppo gara sfortunata per Mattia. Fiorino e Daniele Play intanto fanno un po' di spettacolo e ancora affiancati ruota a ruota, stanno divertendo questi due alla grande, 3-4 giri che stanno sempre affiancati. Anch'io ho fatto la gara della una gara con Daniele attaccato, ho fatto un giro e mezzo così, forse era la Open pure uguale, abbiamo fatto come Daniele sta facendo adesso con Fiorino. Abbiamo fatto lo stesso tratto affiancati. Ora c'è l'incrocio e ripassa Daniele Play. Stanno sorpassando. Attenzione. Sì. Alberto, invece la delusione della gara, non ne parliamo spesso, chiaramente magari è la delusione della gara, delusione della gara purtroppo è stato Jacopo J-Sport, perché dopo una prima fila quell'erroraccio al pit stop è rimasto incastrato nel traffico, è quinto, però questa era una gara che sembrava averne per andare a vincerla
e era un'occasione per accorciare la classifica, quindi delusione, delusione relativa, è quinto, quindi Certo, sta facendo un no, buon ritmo, chiaramente. però da come erano le premesse, la delusione è stata lui. Sì. Ah, ho visto anche un po' un Luca un po' sottotono, Fleming, magari altre gare un po' più, diciamo, attivo, ecco. È rimasto purtroppo incagliato nel traffico, è lì in decima posizione, adesso c'è stato topping, questa E strategia anche Dead, particolare, Dead è stato penalizzato da quel montare, quella rossa, Infatti, e non si è purtroppo capito lì c'è bene. avuto, avuto la strategia stravolta da quello, cioè aveva avuto un danno, sembrava, quindi Sì. la sua gara è stata falsata da una strategia non ottimale a cui è stato costretto. Quindi, considera che Luca ha due wild card, che alla fine le wild card si sono comportate bene, perché David è sesto, Sdem è settimo, Daniele è tredicesimo, ma non è staccatissimo. Quindi anche Patrick alla fine dalla zona punti, il dodicesimo posto, è a 7 secondi dalla zona punti. Quindi Occhio le che wild card hanno fatto una discreta figura. il suo pronostico si sta avverando, il pronostico di Patrick. Però mancano tre giri, quindi non gufiamo, ma qualche detrito di topping potrebbe fare delle stragi, vediamo. E tra l'altro il giro più veloce in questo momento ce l'ha Re, se non vedo male. Quindi andrebbe a prendere un Attenzione, punto in più. Raffo e Di Legge adesso si sono incattiviti e si è girato Di Legge. Si è girato Di Legge, attenzione, Ah, scusa. attenzione. E Jacopo ne approfitta e passa in quarta Jacopo posizione. ne approfitta, si sono dati delle ruotate in uscita Mistral, pensavo si stavano divertendo, invece divertendo un Pifferland, come si dice in gergo, si sono dati un paio di ruotate cattive, vabbè ci sta alla fine, ultimi giri della gara E volevano il Topping podio che tutti e due. sta lì, ancora è lì, ottavo. Sta Io avevo arrivando pronosticato il Dead. nono posto, non so se ti ricordi male, due Sì. giri alla fine, 1-8 su Dead, Ma secondo vediamo. me no, non ce la fa, se non... Sì, ma Vediamo. se la gomma regge, no, non ce la fa, il problema è la gomma regge, vorrei veramente i dati della Pirelli, i dati delle pressioni e quanto batti strada. E ricordiamo che dal 15 novembre sono obbligatorie le gomme invernali. E sicuramente quella di Tomping non è una gomma invernale. Eh no, direi a questo punto sarà slick completamente. Sarà mo ma molto slick. Adesso Topping approfitta del DRS di legge per allungare un po' su Dead. Mentre Fiorino ha allungato un po' su Daniele Play per la lotta per l'ultimo punticino mondiale di questa Master, il dodicesimo posto. Sì. Quindi un punto per Fiorino. Daniele invece vuole prendersi il suo primo posto in ma punto in Master. E Patrick comunque sta guadagnando, peccato un paio di giri in più. Ah, attenzione, voleva il Daniel, punto, ma prende penalità. peccato, Quindi peccato. niente. E chi Sì. approfitta di questa penalità? Patrick, perché Patrick. guadagna una posizione. Eh sì, si porta in tredicesima posizione. Ha bisogno di un'altra E zitto zitto, situazione. 4-4, il buon David, come si era pronosticato, va in top 5. Infatti, grande gara, eh. Perché poi l'abbiamo, non so se è d'accordo, l'abbiamo visto senza, ora per carità, manco un giro ancora, senza errori, nei duelli molto tenace, ma comunque Quel pilota costante. si farà, si era visto in open, vediamo, quel pilota si farà. Bravo, non Anche strafa, bravo, 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 sì, bravo, bravo, anche perché i bravo. Un primi pilota erano da titolo, non so perché. un pilota molto interessante, anche perché i primi là davanti erano imprendibili, anche se partiva Ma più avanti. i primi erano imprendibili, sono imprendibili, ok, ma Davide sta a 14 secondi, cioè non è No, un infatti. deb, il distacco è Sì, poco il sì. distacco. E Quindi risottolineiamo anche la gara di Sdem, che ha sì. 15 secondi dal leader e ha solo 3 secondi, salvo le decisioni del post gara, scintille eccessive dell'Aston Martin di Topping Kessler. Vediamo un giro e mezzo alla fine. La pass e Dedde Topping 1.
a 3. è a 1 e 3, ha approfittato topping del quel Però Dead giretto senza col DRS di penalità. Dileggio, bandiera gialla nel secondo settore. Speri. No, pazzesco. No, Beh, direi una gran gufata comunque. Che è successo? Non No, so se non sarebbe no. entrato nei primi 8, avevamo detto. No, era difficile che entrava comunque perché era 14°, però. Aveva guadagnato la posizione quel taglio di Fiorino. Sì. Peccato per Patrick, un pilota solido come lui. Grosso, grosso peccato. Dove ha commesso l'errore, Marco? Dopo la chicane nord, se non ho visto male, Quindi troppo sì. corto È di strano, trazione, lo perde. probabilmente sì, come una Puritan, credo. Se dopo la chicane lì c'è un piccolo avvallamento tipo in uscita dalla Casio Suzuka, quindi se non sai perfettamente che le ruote dritte, la macchina ti parte, specie con le gomme posteriori usurate, quindi è un errore che lì purtroppo succede. Succede. Stava cercando di rientrare, Sì, secondo me, di su entrare, Fiorino sì. con i tagli. Tanto occhio a lei che sta per arrivare. Sì, e sta per arrivare anche Topping che l'ha ripreso. Dedde, attenzione, Re in arrivo e poi telecamere su Topping e Dedde. Eccolo, Re si appresta ad effettuare le ultime due curve. Una gara pazzesca la sua, Mamma mia. una guida fantastica. E anche un ottimo lavoro della sua squadra, un ottimo assetto. E Re vince questa gara della Master League. Eccezionale prestazione, veramente eccezionale. Secondo Matthew in Francia, una gara alla Prost ragioniere. Podio per Raffo. Topping Avevamo arriva pronosticato con ciò che podio ne per rimane. Raffo. Quarto J-Sport, quinto David, sesto Sdem, settimo di legge. Vediamo. Top. Arriva Topping, clamoroso Topping. 44 giri con gomma 44 gialla, giri. questa è un'impresa eccezionale anche, veramente Sì. eccezionale. Nono Topping, decimo Flaminio, undicesimo Zeta Pro Mauro e l'ultimo punto è per Alessio Fiorino, tredicesimo Daniele Play. Che Beh, ora dire? una gara molto che sembra inizialmente un po' lenta, nel senso i primi giri, poi con la safety car è iniziata ad avvivarsi, poi ci ha messo il suo anche lei che ha recuperato tantissime posizioni, ci ha dato spettacolo, tanti duelli, bella correttezza in pista. Settima gara della Master vinta da Re, che era partito in quale posizione di in griglia di partenza, Mi Re? sembra che lei era partito in In terza, No, no, Re giusto? era. No, no, Re era partito in pole, se non ricordo male. Vediamo. Ah, e quindi sfata anche questa tradizione, quindi pole e Sì. vittoria, Eh eccezionale. sì. È giro veloce, Sfata la credo, o tradizione no? e giro veloce, quindi vabbè. Tanta roba, secondo Matthew a 4 e 7, Sì. comunque anche Matthew, comunque complimenti Raffo anche a lui, terzo, gara poi solida. J-Sport, David, Sdem, Dead, Di Legge, Topping, Stoico, Flamin, Zeta Pro Mauro, Alessio Fiorino, Daniele Play e gli altri ritirati con Speri, Ema Felix, Ema Grossi Pulita complimenti a tra. tutti, ottima prestazione del wild card, Guido David, sesto Sdem, tredicesimo Daniele. Una bella gara, una pista che non favorisce lo spettacolo, non ci sono stati. Sì, allora io ora sto intervisto, procedo ad invitare i ragazzi, se tu vuoi rimanere a fare qualche domanda oppure devi scappare, Alberto, vuoi rimanere con noi chiaramente 10 minuti, ci saluti. Alberto, grazie mille. Ciao Grazie ragazzuoli, Alberto, ciao, un saluto a buonanotte. tutti, buonanotte a Grazie mille tutti. Alberto. Allora invitiamo intanto i primi tre. Ah, che l'hai invitati tu, Marco? Perfetto, grazie. Sì. Vado, ora aspetto che arrivino, dovrebbero Ok, arrivare a ok. momenti Re, Matthew e Raffo. Ok. Perfetto, quindi ringraziamo quindi Alessi Ricordiamo che... anche appunto Sì. il driver, ragazzi, anche che Sì, ci ora tra poco seguono andate in a chat. votare sul nostro canale Telegram. Avete il link anche in chat, a breve ve lo Sì, inseriamo. visto. Ciao Simone. Intanto,
Ecco Simone, aspettiamo a questo punto. A questo punto aspettiamo anche Matteo Mattia e e Raffo. Raffo, sì. Ok. Dovrebbero arrivare a momenti. Raffo. Raffo, ci sei? Buonasera, ecco. Sì, ci sono. Ok, aspettiamo a questo punto anche Matthew. E dopodiché possiamo fare un breve post-gara. Questa sera, serata un po' particolare, un po' di impegni imprevisti e problematiche, problemi tecnici per alcuni ragazzi dello staff, ma tutto sommato siamo riusciti, diciamo, a portarla a casa, come si suol dire. Non so se Mattia è entrato. No, No, manca ancora solo no. Mattia e si arriva. E magari intanto Andrea possiamo partire con Possiamo Raff, no? partire con Simone. Direi che possiamo partire Con con questione, sì. Simone. Intanto Andrea vi lascio, vado, Ok. chiederò la direzione di camera Perfetto. e dai, ciao a tutti, buonanotte, grazie. Ciao Marco, grazie, grazie, grazie anche a te. Allora, partiamo da Simone a questo punto. Simone, una gara, diciamo, particolare, nel senso che in testa poi problematiche abbiamo letto, diciamo, durante, diciamo, anche in chat per quanto riguarda credo il volante, poi un recupero straordinario nella seconda parte di gara. Sì, allora innanzitutto partirei dalla qualifica, non un giro diciamo perfetto, però almeno pulito e quindi regolare per non prendere rischi. Ho anche risparmiato un po' di gomma perché sapevo che il primo stint era abbastanza difficile con macchina piena e gomma rossa. E poi sì, fino al problema al volante stavo andando tutto abbastanza bene, stavo gestendo il distacco con Matteo, e le gomme, l'ERS, diciamo tutto quanto. Poi a un certo punto, non so se sia un bug, non so se sia proprio il volante che ha dei problemi, devo aggiornarlo, però non funzionava più i tasti, diciamo, cioè i pedali andavano, però le marce, i tasti per cambiare nel menu non andava niente. E per non mettere pausa e avere il bot in mezzo, mi sono fermato al lato della pista e ho riavviato il volante velocissimamente. E niente, poi dopo è stata tutta una grande rimonta. Sinceramente non me lo sarei mai aspettato. Perché comunque si sa che in queste piste dove c'è il DRS è difficile recuperare se appunto quelli davanti sono a trenino, come erano Matthew e Raffo. Però per fortuna con un buon passo e senza sbagliare sono riuscito a recuperare. E dopo anche grazie a Zeta Pro Mauro, mi sembra, sono riuscito a togliere subito il DRS a Matteo e a gestire le gomme nel finale perché altrimenti non so se sarei arrivato al traguardo. Devo dire che non è stato facile, non è stato facile, e voglio ringraziare Paolo e Sanni che mi hanno dato una mano per quanto riguarda sorpassi, strategie e tutto quanto. Tra l'altro abbiamo notato che nella fase, dicevo, in cui hai recuperato avevi una buona velocità di punta, ma soprattutto anche nel misto, nel terzo settore, avevi un carico aerodinamico che ti permetteva di frenare tardi e di avere una maggiore velocità, quindi hai fatto due o tre sorpassi fondamentali che ti hanno permesso poi di ridurre il gap nell'entrata in box con Matthew, portandolo sotto i 2 secondi, 1 secondo, e quindi poi a tentare l'attacco. Sì, diciamo che quei 2 sorpassi, specialmente su G-Sport, è stato un po' un sorpasso disperato, perché sapevo che comunque del trenino, Jacopo e altri erano i più tosti, perché comunque erano quelli con più passo che erano finiti dietro come me per eventi esterni alla loro gara. E quindi ho detto, loro li devo passare subito. Ho visto che non era velocissimo in quel tratto, allora mi sono buttato sperando che Genon chiudesse la traiettoria. Per fortuna non mi ha chiuso. E quindi sono riuscito a portare a casa un bel sorpasso. Sono molto contento di questa gara. Molto contento, e poi con questa vittoria ti avvicini a questo punto
in classifica Mattia, perché il gap era di 21 punti. Ora, se non ci saranno novità, vedremo. Comunque, in ogni caso, dovresti, diciamo, diminuire il gap. Ancora mancano tantissime gare, siamo ancora alla settima gara, mancano 12 dopo questo. Sì, più che altro sono molto felice perché questa è una pista dove l'obiettivo era massimizzare il risultato, perché anche storicamente qui non sono mai andato e quindi la strategia era massimizzare il risultato il più possibile per poi dare tutto nelle prossime due piste, che sono due piste molto a favore e per fortuna è andata benissimo, quindi vedremo in Austria e soprattutto in Gran Bretagna. Ok, Simone, grazie, rimani con noi. Mattia, ci sei? Sì, ciao a tutti, buonasera a Allora, tutti. oggi non ci vediamo nella tua solita cameretta. Infatti ero pronto, voi ho detto che non c'era No, nessuno. No. stasera andiamo di party, abbiamo avuto un po' di problemi perché i ragazzi erano un po' impegnati sì, stasera, sì. quindi abbiamo dovuto limitare i danni, ma non importa, ti rivedremo, sono sicuro che ti rivedremo nella cameretta nelle prossime gare, quindi Speriamo, rimane, dai. speriamo. Allora, a parte gli scherzi, gara qualifica un po', diciamo, non so se sottotono, comunque diciamo in linea forse con, diciamo, i tuoi tempi, ce lo dirai, e poi la gara, una gara in cui sei stato sempre là davanti, prima con Simone e poi con Raffo, vabbè, parlaci della tua gara, poi c'è una domanda da farti. Ah sì, diciamo che qua in Francia non mi sentivo molto, molto bene, soffrivo tantissimo di sottosterzo. Poi oggi ho provato a scaricare un po' la macchina, avevo tolto un po' di quel sottosterzo che poi mi è tornato tutto in gara, quindi praticamente non è andata benissimo. Qualifica, diciamo che stavo migliorando alla fine, all'ultimo tentativo, però avevo rischiato di tagliare, quindi non mi sono fidato e ho visto che comunque ero quarto, quindi andava comunque bene, anche perché partire secondo, quarto, alla fine il treno era sempre quello. Quindi il mio obiettivo era solo cercare di stare dietro a re e poi scappare, e così almeno avevo la seconda posizione assicurata. Poi non so onestamente cosa è successo a Simone poi quando se n'è andato, e poi da lì vedevo che comunque Raffo non se ne andava, vedevo che anche gli altri facevano fatica ad andarsene, quindi vedevo un po' che il passo non c'era, e quindi ho solo cercato di stare fuori dai guai e sperare magari che qualcuno tappasse re, solo che comunque ho fatto una bellissima gara, il passo era assurdo. E diciamo che tra queste e le prossime due ci sarà un po' da soffrire. Senti, ti volevo dire, quando hai visto Simone che ha avuto un problema al volante, dietro, sei praticamente poi ti sei messo a fare la gara con Raffo, non hai pensato, magari te lo dicevano gli ingegneri, che stava arrivando dietro, quando soprattutto ha passato Jacopo e si è portato in terza posizione, sui 5 secondi, non so se magari il tuo diciamo, limite era già arrivato, comunque non riusciva ad andare oltre. Magari se cercavi di, come dire, spingere il più possibile per evitare di trovartelo a 2 secondi, penso che era più o meno quando siete entrati in box, ecco, là già ormai era praticamente incollato, oppure non potevi fare proprio nulla e non c'era niente da fare da quel punto di vista. No, non potevo fare niente, cioè, più che pensare, prima della gara, più che pensare a re, pensavo un po' agli altri che vedevo che comunque erano molto vicini, soprattutto a Jacopo, che avevo paura che stava un po' in mezzo tra me e re, quindi avevo anche più paura di lui, anche quando vedevo che re arrivava, davo già per scontato che comunque mi prendeva e non avevo chance su di lui, e avevo un po' più paura per Jacopo perché pensavo che andasse fino in fondo e avevo paura di non riprenderlo, poi quando ho visto che si è fermato, ho visto che anche Rafa aveva 3 secondi, comunque. Mi sono anche un po' più rilassato perché comunque la seconda posizione era il massimo possibile ed era l'unica cosa che potevo e dovevo fare. E quindi vediamo poi come vale le prossime gare. Questa è un po' una parte centrale dove devo soffrire un po'. E poi vediamo poi come vanno le gare. Senti, ma i tuoi due avvisi che hai preso ti hanno un po' anche magari, come dire, Sì, perché l'ho preso in maniera psicologicamente. stupidissima più che altro, perché l'ho preso proprio per un nulla e diciamo che anche lì stavo un po' più attento, anche un po' tra tagli della direzione gara, tra tagli del gioco, comunque avevo un po' più paura di quella. Devo un po' togliermi quest'ansia che ho ogni volta che Ah, inizio perché infatti ho le visto sul gare, track, ho perché visto che eri con due, ho detto, ne abbiamo parlato anche in live, magari questa sì. cosa qui, mentre ho visto che Simone la senza, questa cosa qui chiaramente cioè, ti mette anche inconsciamente, cioè sta un po' più attento, perché poi sono 3 secondi. Sì, poi penso che il problema che ho è proprio un problema mio, che quando inizio la gara ho una super ansia di rovinare tutto, quindi devo un po'
forse devo un po' rilassarmi un attimo, magari anche per quello che all'inizio faccio così tanta fatica, quindi vediamo poi di migliorare. Vabbè, e comunque in classifica ancora è tutta da giocare, voglio dire, hai guadagnato punti su Jacopo, Re, lo sapevi anche tu che comunque sarebbe ritornato a metà, cioè dopo le prime gare, quindi da quel punto di vista diciamo che il campionato è ancora tutto da giocare. Sì, comunque per il campionato ho fatto la mia, per ora le mie prime gare, sempre al top, sono riuscito a evitare un po' quello che avevo fatto gli altri 2 anni, che facevo un po' di tremolla, qua riesco a stare davanti, riesco anche a sempre stare davanti in qualifica, che è la cosa un po' che mi mancava. Ora mi manca un po' di passo gara, però comunque come campionato sia piloti che costruttori sta andando benissimo, quindi per ora sono molto contento di quello e io faccio il possibile poi Certo, come va. è Complimenti chiaro, comunque sì. a Re e a Raffo, che anche Raffo oggi andava fortissimo. Sì, è vero, infatti, grazie Mattia, passiamo a Raffo. Allora, Raffo, abbiamo parlato molto di te con Alessi durante la gara, grandissima gara, innanzitutto, vabbè, parlaci della qualifica e della tua gara, poi ho una domanda. Vabbè, innanzitutto un grazie a Mattia per i complimenti. No, nulla, in qualifica ho fatto un primo tentativo buono. Però non, cioè, non come tempo finale, diciamo, e il secondo tentativo l'ho sbagliato, pure il terzo avevo tagliato, quindi alla fine sono partito poi indietro. In partenza ho fatto un ottimo stacco, devo dire, ho passato subito due piloti, poi per il resto della gara è stato un po' un trenino, la stella attaccata a qualcuno. E poi Sì. niente, con Mauro provai a fare safety car e dopo l'ultimo stint ho sbagliato, dovevo metterla rossa, invece ho preferito metterla media per essere più tranquillo, però comunque faticavo parecchio. E nulla, poi negli ultimi giri il contatto con Luigi, ho riguardato adesso, credo sia abbastanza colpa mia, infatti voglio vedere nel post gara poi se mi rimane effettivamente il podio o meno, però comunque sono contento della prestazione di stasera. Speriamo, allora io lo dico da esterno, nel senso per la gara che hai fatto dispiacerebbe perché comunque in pista ti abbiamo visto veramente lottare, anche Luigi ha fatto una bella gara, dispiacerebbe perché ti abbiamo visto sempre con il passo con Mattia, ti abbiamo sempre attaccato a lui, molto vicino in tutte le fasi di gara, peccato per quei 3 secondi che hai preso, Sì. che ti hanno un po' secondo me condizionato. Sì, purtroppo li ho presi anche in un modo un po' stupido, in uscita da curva 2 ho scodato col posteriore, cioè mi è arrivata la penalità, poi il primo avvertimento l'ho preso sempre in curva 1 perché stando in scia a 3 macchine avevo paura di andare lungo, ho frenato troppo presto, ho tagliato la curva, quindi tutti gli avvertimenti presi in maniera stupidissima. E quindi sì, anche quei 3 secondi un po' mi hanno condizionato la gara. Perfetto, allora stasera siamo più rapidi. Mi sembra che una domanda faccio soltanto per il prossimo appuntamento in Austria. Già ne avete accennato in realtà sia Simone. Non so se Mattia forse aveva detto che non era il suo circuito preferito, non mi ricordo. Partiamo da Simone. Austria è un circuito che ti garba oppure un circuito che non ti garba, Simone? Mi garba anche tanto. Ah, Non è ecco. il mio preferito, ma è tra i miei preferiti e storicamente quello in cui vado meglio. E Ah, quindi ok. speriamo bene. Mattia, tu invece in Austria? Ecco, No, a me fa proprio cagare, una pista proprio di merda. speriamo che non ci abbia perfetto. Questa l'Austria e Silverstone sono proprio schifo Anche più totale. Silverstone, strano, Sì, sono proprio gare a Silverstone. treno che io odio, quindi spero di Ah, ok. passarle in fretta. Tu invece, Raffo, per quanto riguarda il Red Bull Ring, si chiama ora, prima l'Hexa 1 Ring. Non ho mai avuto una gara buona da quando sono sul Ring, Ok, perché in Prime mi hanno cannonato, nel 2019 avevo sbagliato io rotto 2 volte là, l'anno scorso mi ha ricannonato Gianluca, quindi... perfetto. Perfetto, allora, innanzitutto passiamo al driver a questo punto e poi saluti finali. Con il 53% Re e il pilota del giorno, d'altra parte era da pronostico dopo la grande rimonta che ha avuto. Secondo posto abbiamo David che ha fatto anche lui una grande gara con un credo quinto posto dalla Open dopo la gara in Pro e al terzo posto appaiati Stem di Legge e ciò che ne è rimasto di topping perché dopo i 44 giri sulle medie veramente temevamo per la sua macchina.
Direi che ci siamo. Allora, questa sera è stata una serata un po', diciamo, eccezionale perché, come abbiamo già anticipato, eravamo un pochettino in difficoltà con sia il pregare. Infatti, avete notato che non avevamo neanche il pregare del virtual con Raffaele, Bendy e lo stesso Matteo Pittaccio, che questa sera erano impegnati. Li troveremo comunque settimana prossima nel Gran Premio di Austria. Quindi vi aspetto quindi per il penultimo appuntamento del 2021 in Austria. Per quanto riguarda invece le altre gare, domani ci sarà la gara della Prime che concluderà la settimana dedicata al Gran Premio di Francia. Grazie ai primi tre piloti, complimenti per la gara di tutti e tre. Buonanotte ragazzi. Grazie a voi, buonanotte a tutti. Grazie a voi, Buonanotte. notte. Buonanotte a tutti, ci vediamo domani per l'ultima gara della Prime. Buonanotte.